Ibrahimovic. La Lazio fa 10 vittorie consecutive, cosa che nella storia recente del campionato era capitata soltanto all'altra capitolina, Roma, con in panchina Rudy Garcia, e si candida come vera avversaria della Juventus per la vittoria per lo scudetto. Ma domani c'è Fiorentina Spal, ultima del girone di andata, con le dichiarazioni di Beppe Iachini di oggi, di questa mattina per essere precisi, che ha detto: per noi domani dovrà essere come giocare contro la Juve. Ne parleremo questa sera con il nostro ricchissimo, come sempre, studio, Vittorio Betti, conduttore di Giallo Toscana, che buonasera, di cui poi ci racconti subito tutto. Sì, che veniamo ovviamente a ruota fra pochissimo. E Angelo, lo vedete già, Angelo Pollina, che fa doppietta stasera e domani. Naturalmente, buonasera, però prima che tu vada avanti, noi dobbiamo salutare la signora Lina. Ecco, noi dobbiamo, noi, ecco, entrambi, esatto. Salutiamo la signora Lina. Che addio. Tanto non la salutiamo e mi dispiace, però tu Giorgio mi devi fare la cortesia di ricordarmelo sempre. Io te lo ricordo sempre, anche, come, anche perché stasera... questa è la coppia che lotterà per lo scudetto. Lazio da una parte. Scudetto vince la Lazio. Vedi che si è già, Angelo Pollina si è già vestito in bianco-azzurro. Si adegua. Il Milan, dicevo, saluta la prima vittoria in trasferta. Non la prima vittoria, la vittoria in trasferta è il primo gol di Zlatan Ibrahimovic, altrimenti Pino Calò e non solo mi picchiano. Ciao Pino, ben trovato. Salve, buonasera a tutti. E soprattutto... che c'è? Bene? Buono, sì. Soddisfatto. Ora tutti state denigrando il Milan, però, no, tanto... per carità, Ibra è buono, intanto ha preso tre punti per la salvezza, insomma. E stasera tranquilli. Li vedete già, sono ritornati, avevano battezzato l'inizio l'anno scorso di questa avventura di A Tutto Gol su Toscana TV, Sabrina Bigliotti, Renato Menci, ma soprattutto la Ronda Ghibellina. Grazie ragazzi per essere ritornati. Grazie a voi per averci invitato e saluto anche io la signora Lina, anche se non la conosco. Ma per affinità elettiva con Angelo Pollina. Noi invece andiamo a salutare una signorina che conoscete molto bene, che è sempre lì pronta sul ponte di comando di News e Mail, Greta Beccaglia. Ciao Greta. Ciao Giorgio, come sempre per interagire con noi a tutto gol@toscanatv.com tramite sms e whatsapp al 342 19 71 871. Le formazioni di questa sera di Inter Atalanta: Conte sceglie un 3-5-2 con davanti Lukaku e Martinez, mentre Atalanta 3-4-1-2 davanti Zapata, Gomez e Ilicic. Ritorna anche Duvan Zapata al centro dell'attacco dell'Atalanta, partita interessante da seguire, da guardare. Noi la useremo come tappeto alla nostra considerazione. Un red carpet, possiamo dire. Ma sempre tappeto, voglio dire. Sì, no, cioè, vista carpet, la portata di Fiorentina Spalla, insomma, ecco, stasera c'è Inter, Atalanta, insomma, ecco. Da cui vorrei proprio partire con te, Vittorio Betti, perché, no, anzi, provoco prima Angelo. Dimmi, Beppe Iachini per la Fiorentina è come giocare contro la Juve domani. Aspetta però, sì, prima che tu parta con le tue solite scusciate, no. Sai che Fiorentina-Juventus è la partita per la Fiorentina. Per chi? Per la Fiorentina, è la partita per la Fiorentina. Precisa, perché sennò... Questo credo che stia a significare l'importanza, al di là delle celi, al di là della voglia di scherzare che possiamo sempre avere, per la Fiorentina. Domani è veramente partita determinante per la Fiorentina. Sicuramente sì, una partita... Palo dell'Atalanta, scusatemi. Palo dell'Atalanta, dopo 30 veramente secondi. Palo dell'Inter, però è uguale. Palo abbi pazienza. No, palo per carità, sempre nerazzurri sotto. Dicevo questo, Giorgio. Certo, una partita fondamentale. Intanto si è vista una Fiorentina diversa a Bologna rispetto a quella di Montella, perché Montella è un altro di quegli allenatori, come ho detto prima, che non può allenare in Serie A. Grazie a Dio adesso se ne sono accorti e deve lasciare il tesserino come ha fatto Ferrara. Lui, Pioli, lasciare il tesserino e fare un altro. Pioli, poverino, che c'entra Pioli? No, Pioli che non è mia. È quella categoria. Pioli è una categoria di questo tipo. Lascia con Terzo, che si è dimenticato. Cioè, pensate l'uomo di De Laurentiis. L'uomo di allenatori. Vabbè, detto questo, una partita fondamentale. Non lo so. Però mi pare che la Fiorentina a Bologna abbia fatto... Perché? Che dobbiamo fare? Un'ottima partita... naturalmente l'ha buttata via all'ultimo momento, ma perché lo diciamo da tempo, ci sono alcuni difensori che non possono giocare a quei livelli, sono di livello inferiore, perché non si fa una cosa come ha fatto Pezzella a Bologna, la partita vinta, il pallone vola in tribuna. Ma detto questo, però, può succedere. Tra l'altro Ursolini ha fatto un ottimo gol, una vera ala destra che non vedevo in Italia dai tempi di Bruno Conte, perché questo è.
Orsolini ha forza fisica. Lo diresti lo stesso anche se non fosse stato della Juventus? Non c'entra nulla, la Juve ha fatto un errore perché la Juve compra Juloseschi, un ragazzo di 19 anni, 35 milioni, è un buon prospetto. Sì, però un buon prospetto, da pazzi pagarlo 35. E da via per 15 Orsolini al Bologna. Quando la Juve sbaglia, io sono il primo a sottolinearlo perché fa un grande errore, perché aver dato Orsolini per 15 milioni al Bologna è un errore madornale. Perché una delle ali destre come ai tempi di Bruno Conte, ha forza fisica, ha un sinistro micidiale. Detto questo, per Iachino è una partita importante perché domani deve vincere in tutte le maniere e penso sia la sua portata la SPAL. Quando paragona la Fiorentina la partita con la Juventus ha ragione, perché le strisce per la loro categoria, con le strisce a righe era il loro livello. Perciò capisco che ha ragione. Ha detto bene Angelo, nel senso che ovviamente questa è una partita, è un passaggio fondamentale per la Fiorentina, perché nelle condizioni in cui si trova sta squadra, se non vince contro la SPAL possiamo andare a fare una corsa podistica, ecco, cioè voglio dire, perché se no domani solo tre punti, anche un pareggio. Ma quale pareggio? Il pareggio se ne torniamo ai tempi del governo DC, facciamo i democristiani, oppure ci affidiamo alle buone cure di Pino Calò, che con i pareggi lui è affezionato, visto dipende i dal momento. Ora non si accontenta più, vero? Dipende dal momento. Pioli è uno specialista dei pareggi. L'anno scorso avessimo fatto un pareggio in più, per esempio. Però, quest'anno però è un'altra storia. Pioli poi è un esperto di pareggi, con i pareggi retrocedi. E quindi c'è bisogno dei tre punti. C'è bisogno di tre punti contro una squadra che, viva Dio, è una categoria inferiore. Perché Angelo è stato gol dell'Inter! Ecco qua, quella. Subito, Lautaro. Lautaro Martinez, Inter 1, Atalanta 0. Vi avevo detto che questa partita la vince l'Inter alla grande. Allora, il risultato dopo tre minuti di gioco è Inter 1, Atalanta 0. Massimo da Brigato qui a vincere ha registrato questa dichiarazione di Angelo Pollina, ce l'ascoltiamo fra perché, una mezz'ora. Perché Conte... Mi sembra più una gufaggine. Dunque, ritorno da capo. La Fiorentina è vero, ha dato dei segnali interessanti a Bologna, soprattutto per l'attenzione, cosa che con l'attenzione in campo, cioè una squadra più attenta in campo, anche un pizzico più organizzata, perché con Montella l'organizzazione del gioco non c'era. Ha ragione Angelo, Iachini mi auguro, e credo lo abbia fatto, in questa settimana abbia lavorato sulla fase difensiva, perché un errore come quello che ha fatto Pezzella e un pizzichino anche, scusami, Drongoschi, perché da quella posizione Un portiere non piglia mai gol. Vabbè, perché ha tirato, non prende ma mai non gol, mai anche gol. Se la, se ha tirato a 100 km all'ora, però posso dare una mano a Giorgio, dice non prende mai gol. Lo sai di chi è la colpa di quel gol? Di Iachini. E ora sapete cosa ha fatto? Perché ha levato due giocatori sulla barriera di Sì, lo so, ma anche Giovanni Galli in settimana abbiamo parlato a lungo di questa vicenda. E tutti pensavano a un cross in mezzo all'area e ho capito. Orsolini ha fatto un'impresa perché ha fatto un gol. L'ha fatto Dybala la stesso. Se segnava Ronaldo o Lukaku, c'era il trionfo. Orsolini ha fatto un gran gol. Ibrahimovic ai tempi in cui ancora quando in Italia c'era la monarchia. Esatto. Sabrina, questa sera ti sei preparata su questo tipo di discorso? Posso farti una domanda? Sì. Vediamo se riesci. Sì. Secondo te sì. È meglio Iachini o è meglio Semplici come allenatore? Allora, Semplici non lo conosco. Allora te la giro su Renato. Quindi non vorrei. Semplici non lo conosco neanch'io. Iachini non mi sembra che abbia un passato. Ma per questo come allenatore. Secondo Godelli. Tu calati, no. Tu cala, ora finisce 3-1 per l'Atalanta. Tu calati nel. Condivido. Chi capisce di calcio. Vedi. Calati nella realtà del momento della Fiorentina. In questo momento chi ha più paura? Chi è più preoccupato? Semplici o Iachini? Secondo me in questo momento la Fiorentina gli manca la tranquillità a tutti i livelli. Per cui chiunque metti fa delle grosse difficoltà. La Fiorentina c'ha un blasone, c'ha un passato, c'ha un nome, c'ha una tifoseria. Per cui chiunque la prende in mano in questo momento deve essere un artificiere. Deve sapere trafficare con gli esplosivi, perché sennò è un grosso problema. Se riescono a passare indenni le prime 2-3 partite senza grossi problemi, probabilmente riescono a caricarsi. Posso ricordarti, Renato, che dopo la SPAL c'è la trasferta a Napoli, poi c'è la casalinga con il Genoa, poi c'è la trasferta a Torino con la Juve. Ma la Napoli non mi sembra che in questo momento sia tanto messo meglio, io parlo a livello emotivo, rispetto alla Fiorentina, anche se ha un alto status come giocatori.
Poi per il resto, sai, ci sono delle partite che te le puoi giocare anche con il Genoa. Dopo, se vai a sfidare le prime della classe... Da osservatore esterno, giocami Fiorentina-Spal domani. Uno? Per giocare a casa la Fiorentina? Sì. Allora deve vincere per forza. Abi? Secondo me sì, deve vincere per forza. Chi ha più paura delle due, secondo te? Secondo me ha ragione Renato. Secondo me la Fiorentina, perché io è vero... è risaputo non solo una grande sportiva, però è vero anche che la Fiorentina in queste condizioni nessuno forse se lo aspettava. E onestamente non me lo aspettavo neanche io, nel senso che benché non sono una grande sportiva, benché non la seguo tanto, però così in basso non l'ho vista mai, se non quando è retrocessa. E quindi... Mi spieghi fra l'anno scorso e quest'anno qual è la differenza? La Fiorentina si è salvata l'ultima giornata. La differenza... No, l'aspettativa, quando uno dice l'aspettativa, siccome noi dall'inizio dell'anno c'è gente come me perché che dice che non è una squadra compiuta. Probabilmente dovevano cambiare, non dovevano iniziare il campionato con l'allenatore dell'anno scorso. Ma neanche, la squadra non è stata completata. Cambiare. Se mi permetti, non si può giocare al calcio senza un attaccante. Il gioco del calcio è un gioco semplice per persone intelligenti. Certo. Gioco semplice per persone un intelligenti. Portiere. Un portiere, un bel difensore, un buon centro e un attaccante. Poi allora, ci metti intorno a allora tutto. Io la costruisci. Non sono un capisci? Tecnico dello sport, lo seguo. La mia domanda è allora perché i nuovi proprietari, sapendo, visto che il calcio è un gioco semplice, i nuovi proprietari... Per persone intelligenti, però. Ok. Attenzione, che il gioco del calcio... Si è fermata guarda, subito. Che il gioco del calcio... No, arrivata, lo dico, cioè, il gioco del calcio è un gioco semplice, ma per persone di grande intelligenza. Ok, no. Bene. Io ottimo. Credo che, siccome noi dobbiamo fare i cronisti... Bravo. E dobbiamo leggere anche la classifica, chi ha più caro paura? Angelo. Io credo che stasera Leonardo Semplici, mio malgrado, stia preparando il suo trolley. Perché nella posizione in cui è la Spal, che poverina ha 12 punti, ma chi è preoccupato di questa partita perché salterà un'ora dopo Fiorentina-Spal? È Leonardo Semplici. Poi, se vogliamo fare del sentimentalismo, perché siamo in Toscana, è ovvio che per la Fiorentina a quota 18 i tre punti sono fondamentali. Ma questa è una partita che deciderà il futuro e il destino di Leonardo Semplici. Pino, concordi? Poi vado da Greta. Io penso che la pressione ce l'ha tutta la Fiorentina. Ah! Perché è in se perde la spalla, tu viva allegria. Al di là di tutto, la Fiorentina nelle ultime 8 partite, quindi su 24 punti a disposizione, indipendentemente se c'è Montella, ora c'è Iachini, ha fatto 3 punti. E quindi ha l'occasione di poter affrontare l'ultima della classifica. Anche della Spal, per caso. Sì, la Spal, nelle ultime partite, 8 ha fatto 5 punti. Cioè una vittoria... Cioè nelle ultime 8 partite ha fatto meglio la Spal della Fiorentina. Sì, trionfo. 5 punti. Beh, a 12 però, punti. Al di là di tutto, quindi secondo me la pressione ce l'ha più la Fiorentina. E deve comunque continuare nella, diciamo... positiva prestazione fatta col Bologna, perché col Bologna in effetti ha buttato via 2 punti e comunque eviterei poi da parte di questi allenatori le solite dichiarazioni di essere come controllare. No, deve essere una partita che devono vincere senza se e senza ma, perché affrontano l'ultima in classifica e quindi come si fa a dire che a Firenze, cioè veramente conclameresti con un risultato non inferiore ai 3 punti, conclameresti veramente che sei una squadra da problematiche, da dove stare attento. Quindi evitiamo queste dichiarazioni che fanno tutti, devono essere perché tutte secondo, finali. Perché secondo te caricano eccessivamente. Bisogna essere più semplici e dire Leonardo, dobbiamo vincere perché siamo più forti e perché siamo in ripresa. Cioè, le perché trovo assurde. Ha ragione Pino. Stasera, io a parte spesso gli do ragione a Pino perché sai che c'è una simpatia, però anche se il Milan lo stuzzica un pochino, ma questo è normale, però dice una cosa giusta, cioè non c'è un risultato diverso domani. Qualsiasi risultato... Ma che non ci sia un risultato diverso, credo che lo sappiano tutti. Il problema è, fra le due, sì, chi ha più possibilità. Allora, scusatemi, abbiate pazienza. Semplici credo che verrà per mettere un autobus sulla linea di porta. La Spalla ha segnato in tutto l'anno 14 gol, di cui 4 li ha fatti Petagna, 2 sul rigore, 2 ne ha sbagliati anche di calci di rigore. È il peggior attacco del campionato.
è la peggior difesa del campo. Alla pari della Fiorentina, la peggior difesa. Perfetto. L'attacco ma a 4 gol meno della Fiorentina. Ma anche la Fiorentina ha fatto 19. Ora, no, te lo dico, voi mi potreste contestare perché Giorgio sa dove voglio arrivare. Siccome c'è stata una polemica con gli amici della Puglia, sulla quale simpaticamente voglio tornare, perché non faccio pronostici su chi potrebbe segnare della spalla, perché quando evitiamo, va, con ironia, evitiamo, con simpatia, definì in quella circostanza la Mantia un giocatore Lega Pro, mi sembra che in questo mercato di gennaio la Mantia non sia al Real Madrid. È sceso in Serie B perché? Perché in Serie B, nella passata stagione, la Mantia ha segnato 19 gol. È un giocatore che fa la Siccome differenza. Simpaticamente il giocatore mi ha chiesto di documentarmi, io riconosco i meriti, e non faccio ironia, riconosco i meriti di la Mantia. È un giocatore che in Serie B fa la differenza. Non vedo in questo momento a Ferrara, sponda a spalle, che ci possa essere un'inversione di tendenza con Leonardo Semplici, Mourinho, chi ti pare. Perché questa è una squadra che non segna mai. Bene. Abbiate pazienza. Torno da te su questa affermazione. No, scusa, però ma mi fa che una cosa voglio dire. Ha ragione sull'analisi. Vorrei dire che hanno gli stessi gol presi, anzi la Spal ne ha preso qualcuno meno della Fiorentina, ne ha fatti meno, ma anche la Fiorentina ha fatto 19 gol. No, io non la faccio il paragone su questo. Dico solo però che domani la Fiorentina ha un solo risultato. Deve vincere questo, e vincerà. La Spal sia più debole della Fiorentina, questo è innegabile. Soprattutto quando è in trasferta. Bisogna capire quanta serenità, come diceva Renato Menci, c'è all'interno della Fiorentina consapevolezza di arrivare a Giorgio, questo risultato. Ma il risultato di Bologna è un risultato che ha caricato molto. Tu sei andato a Bologna dove questa squadra nel secondo tempo poi lascia stare. Sì, Bologna ha creato molto, ha pareggiato al 95esimo. E se non sbagliavi, vincevi la partita e cambiato anche il clima. Con Montella quella partita l'avresti strapersa. Probabilmente. Mentre Iachini che cosa ha fatto? Questo mi fa aprire un altro scenario. Ha curato la difesa. Voglio interrogarvi sul clima di spogliatoio, perché i giocatori licenziano e assumono gli allenatori. Greta. Ci sono varie, tra l'altro, varie domande. Danno molta ragione a Pollina. Domani conta solo vincere, ci sarà tempo per convincere. In più Cotrone è stato convocato per domani, out Pedro. Oggi ha fatto la rifinitura della, insomma, presso i Franchi. Cutrone. No, è l'altro. Pedro è fuori. Almodovar. E tra l'altro, sempre sulle notizie, il Roma, la Juventus offre Bernardeschi per Zaniolo e Pellegrini. Da casa chiedono se Pollina è d'accordo o no. Credo subito. Bernardeschi per Zaniolo e Pellegrini. Rispondo subito. Sa fare allora, io lo prendo, non con la macchina, perché con la macchina sarebbe troppo facile. Sulle spalle, mi fermo ogni 100 metri, glielo porto io. Vado a prendere a Torino e glielo porto io. E naturalmente la Juve mi dà anche una borsa di soldi. Non si sa la risposta della Roma, perché, però. Perché Bernardeschi, che non è un giocatore che può giocare nella prima fascia, solo la Juve, come ha fatto con Jaruzelski, perché a differenza di questi altri parrucconi Kulusevski, che come fanno questi altri che sono tifosi della loro squadra. No, io parlo nella mia squadra. Quando la mia squadra fa un errore in quella maniera, non si paga un giocatore 35 milioni di euro a 19 anni. Fa parte della storia. No, perché a 19 anni, a 19 anni l'altro anno. Volevo precisare, Jaruzelski fa parte di una Polonia. Un giocatore di 19 anni può farsi male, può non essere, ha fatto 5 partite, cioè è un errore madornale, mentre Bernardeschi ha fatto la stessa cosa, la Juventus ha comprato la Fiorentina strapagandolo, non è un giocatore, non ha quel valore, e come quando ci voleva andare via Chiesa, io ho fatto una battaglia, ho detto Chiesa vendetelo all'Inter, non è un giocatore da Juventus, così come Bernardeschi, se ne va dalla Roma, ma magari la Roma, magari, non in cambio di Pellegrini, solo in cambio di Pellegrini lo farei. Guarda, ti smentirebbe subito, perché tu sai che per Sarri uno come Bernardeschi è quasi... Sarri chi è, scusa? Prego? Sarri chi è? Non lo so di chi è. No, non conosco io. Uno steward dello Stato. Non è che pare. Lui fa il coso, il secondo della Juve, mica allena la Juve, lui fa Ronaldo. È il secondo di Ronaldo, hai capito? Secondo Angelo, Sarri è il secondo di Ronaldo. Allora, con Allegri c'era Chiellini e Buffone che faceva le formazioni. Volevo spezzare una lancia a favore di Angelo. Cioè, sulla faccenda di questo giocatore, in effetti non è farina del mio sacco, ho letto dei commenti che giustamente dico, ora Parma dice, ma con questo qui che sanno già che va via, saranno disposti i loro compagni a metterlo in luce o eventualmente... Ma questa è una vecchia storia, Pino, è una vecchia storia. Ma è vero,
la Juve ha preso questo, lo doveva portare via, punto e basta. Ma cioè, no, ma è anche metti caso che questo si rompe un crociato, gli hanno fatto fare le visite mediche, ma che visite mediche a che servono? Beh, servono perché è un passaggio obbligatorio. Capito, ma è un giocatore, hanno rischiano, cioè hanno buttato qui a Firenze via. Di visite mediche strane ne è piena la legge. Ora noi dobbiamo fermarci qui. Sì, non sappiamo poi i pagamenti quando cominceranno, quando non cominceranno. Ma comunque, ecco. Comunque per Bernardeschi è così telespettatore. Che poi tra l'altro il cambio non con Zaniolo, figuriamoci, gli deve dare un mare di soldi. Si può prendere ma con gratis, Bernardeschi lo cambierei con Pellegrini già dandogli un po' di soldi. Figurati con Zaniolo. Io Renato, ma sei mentre d'accordo? Vedi più Chiesa o Bernardeschi? No, no, nessuno dei due. D'accordo, all'Inter. Io, Chiesa, se vuole andare all'Inter io lo favorisco, gli do anche una mano se posso fare qualcosa. Io credo che questa operazione non andrà mai in porto, anche con perché questi termini no. In questi termini qui la Roma fra l'altro c'ha anche non pochi problemi in questo momento. Che dica Angelo e sostiene addirittura la Roma potrebbe entrare nel giro scudetto se vincesse domani sera contro la Juventus all'Olimpico. Io credo proprio di no, perché la Roma fa dei passaggi a vuoto che le altre non fanno. Sì, cioè, le altre intendo in questo momento Juventus, Inter e Lazio. Perché la Lazio, volevo per gli appassionati della statistica, la Lazio stasera ha superato quel record che aveva appaiato la domenica scorsa di 9 vittorie, oggi è la 10ª consecutiva di Sven-Goran Eriksson quando era allenatore della Lazio. Meglio che lo abbia superato, perché il signor Eriksson arrivò secondo uno scudetto, arrivò secondo a Firenze, perché mise in campo da titolare, lasciando Bobo Vieri in panchina, niente proprio di meno che un giocatore come Ocon. Paul Ocon, australiano. Con la Fiorentina che era già fuori, diciamo, dai giochi e che quindi ti stava dando su un piatto d'argento la possibilità di vincere. Eriksson fu capace di fare perdere quel campionato. Ho scoperto, Vittorio, posso, ecco, per quale motivo la Juve ha fatto quella proposta indecente, perché sì, è una proposta indecente da fare, cioè perché? Vuol dire che gli altri, perché lo stessa cosa gli è funzionato con Higuain e Dybala, cioè dicevano che li volevano vendere e questi poi sono esplosi. Hanno esso, e molto probabilmente siccome ha voluto mettere Bernardeschi sul piatto delle sessioni, no, ma scusa, ti vuoi mettere Bernardeschi ora come si sentirà, scusa, messo sul Pino, però quindi dobbiamo essere seri, questo molto probabilmente. Intanto voglio dire una cosa, la Roma, perché la dico, è vero, ancora degli errori, ma la Roma, ragazzi, si è liberato di giocatori che non potevano giocare al calcio. Manolas, che ha preso, capito, una ballata di soldi, è andata in Napoli, scusa, e avete, che ha visto la partita domenica Napoli-Inter, oggi le comiche di Staleolio. Ma chi sono i centrali della Roma? Staleolio. Jesus è meglio di Manolas. No, quelli che ci sono, Fra Mancini e Manolas ce ne vuole 24 di Manolas, di Mancini. La Roma è già meglio in questo, perché in difesa ha mandato via un giocatore che non può giocare. Aspetta, però quando si parla della Roma, parliamo di un giocatore che forse un centrocampista, io penso il più forte oggi sia in Italia in assoluto, che è Zaniolo, perché ha fisicità, è uno 1,90 m, cioè oggi giocatori nani possono giocare nelle squadre. La Roma ha un centrocampo e questo Mancini, che secondo me è fortissimo, ma veramente fortissimo. La Roma ha fatto un acquisto eccellente, che può giocare da centrale ma davanti alla difesa anche come mediano, che è molto forte. E poi la Roma ha dei giocatori a centrocampo, Pellegrini, che sono giocatori veri. Cioè la Roma ha ragione, Vittorio, ancora gli manca qualche cosa. Ha perso il cast 7 giorni fa contro, sì, il Torino. Ha perso contro, ma il Torino, visto come ha perso il Torino, contro il Torino con degli errori che hanno fatto. Con degli errori che hanno fatto, che ha fatto soprattutto il portiere, ma nel calcio ci sta, perché una squadra si deve assestare. Ma la Roma ha dei giovani, a differenza degli altri che sono giovani, che sono lì, non sono certo, buoni. Quelli della Roma sono tutti buoni. Ma che senso ha fare questa provocazione? Perché è una provocazione. O vuol mettere in cattiva luce, nel senso che sono messaggi in codice cifrato a Zaniolo, te lo spiego, di dire guarda, te lo spiego, io ti voglio. La Roma è stata venduta a quel californiano. La Roma deve rientrare comunque di 180 milioni ancora di vecchi debiti. E la Juve cosa gli dice? Ti do Bernardeschi, ti do altri 60 milioni, perché questa è la proposta vera. E la Roma rientra, perché poi devono rientrare, se no fanno come il Milan e ti buttano fuori. Ti dicono sgombero? Milan ha problemi di denaro. Subito dall'Europa. Capito.
Pino, qualche giocatore deve vendere. C'ha giocatori buoni, la Juve dice voglio quello. Allora nell'offerta devi... Quest'anno l'ha aiutata con Spinazzola. Bernardeschi è 50 milioni, scusa, Zaniolo Pino, però e il calcio, tu sei persona intelligente, chissà che calcio, quando dico questo. La Juve cosa ha fatto quest'estate? Ha fatto un'operazione, perché l'ha fatta alla Roma, che ne aveva bisogno, di dargli Spinazzola. Quella gli ha dato Pellegrini, gli ha dato 30 milioni, perché è un'operazione che la Roma doveva assestare. La Juve gli ha fatto un piacere, gli ha fatto un piacere, cioè ha svenduto Spinazzola prendendogli un giocatore che vale poco, l'ha mandato a Cagliari, gli ha dato 30 milioni, ma quello è un piacere che gli ha fatto. Che adesso è chiaro che la Roma, se deve vendere i due giocatori, la Juve gli dice do 60, do Bernardeschi, dammi questi due, può darsi che glielo faccia. Fermiamoci per la prima pubblicità. Inter sempre avanti 1-0 nei confronti dell'Atalanta. Una palla gol, eh? Sintomi influenzali ti mettono KO. Puoi provare Vivin Duo, rapido contro febbre, congestione e dolori influenzali. Puoi iniziare ad agire dopo 15 minuti. E puoi passare rapidamente da KO a OK. Vivin Duo, quando il gioco si fa duo. Dopo l'influenza non riesco a ripartire. Io sì. Sustenium Plus, l'integratore energizzante con l'aggiunta di creatina. Sustenium Plus, la spinta che ti serve. È Menarini. CopyWord. Un'azienda moderna e dinamica specializzata nell'analisi dei processi. Vendita, noleggio e assistenza tecnica di un'ampia gamma di soluzioni e tecnologie per le aziende. Stampanti multifunzione e soluzioni per la gestione documentale. Comunicazione visual display. Tecnologia digitale per la stampa professionale. CopyWorld. Un partner a 360 gradi per rispondere in anticipo alle nuove sfide del mercato. Pensa, in Italia nell'ultimo anno 150 casi di femminicidio, 10.000 casi di stalking, 75.000 casi di minaccia e ancora migliaia di morti per malore, persone anziane che hanno bisogno di soccorso, persone disperse. Adesso basta, possiamo cambiare i numeri. Loro non saranno più soli. Sala Operativa Italia risponde. Giochiamo in anticipo. Gruppo Securtal, servizio unico emergenza personale. Uomini e tecnologie a tutela della vita. Per info visita suep.it. Il Bar Valentina, un colpo di fulmine. Te ne innamori subito appena ci entri. Colazioni da sogno, la cioccolata e i cioccolatini. Tante idee regalo, il pane fresco. Una meraviglia. E poi, il Bar Valentina ti offre un grande servizio. Il pagamento delle tue bollette e il disbrigo di tante altre pratiche burocratiche che ti fanno perdere tempo. Bar Valentina a Prato, in via Roma, aperto dalle 4:45 del mattino. Famoso non per caso. Seguici su Facebook. Dal 1966 Autocarrozzeria La Nuova, riparazione autovetture, veicoli industriali e isotermici, verniciature a forno, attrezzatura telai, sistema IOSAM. Vi aspettiamo a Larciano in via Marconi. L'Autocarrozzeria La Nuova di Larciano, oltre al lavoro di carrozzeria, ha attivato un impianto di verniciatura a polvere elettrostatica per la verniciatura di tutti i tipi di metalli, infissi e oggettistica di ogni tipo. Dal 1966 Tipografia Mecocci, stampa tipografica, litografica offset e digitale. Dalla progettazione grafica al lavoro finito e confezionato, tutto all'interno della nostra azienda, con serietà e professionalità. Deplian, cataloghi, calendari, libri, manifesti, volantini e tutti i lavori commerciali di stampa. Vieni a trovarci in Piazza del Popolo a San Piero a Ponti, oppure contattaci allo 055 8999226. Tipografia Mecocci, da 50 anni la vostra tipografia di fiducia e dei tifosi viola. Antica Osteria del Sole, nel cuore di Montelupo Fiorentino, è il luogo ideale per gustare la bistecca fiorentina, selezionata dal nostro chef, che la fa frollare con maestria per poi cuocerla sulla brace di legna. Vasta scelta di pizze cotte nel forno a legna, classiche o impasti speciali come i 7 cereali o integrali. Cantina con un'ampia selezione di etichette nazionali. Oltre al menù alla carta, vengono proposti menù diversi anche a prezzo fisso, sia a pranzo che a cena. Saldi, saldi, saldi! Da Porcellotti Moda, grandi saldi firmati e scontati dal 30 al 50%. Su tutte le collezioni autunno-inverno uomo, donna, ragazzo e bambino, sconti dal 30 al 50%. Aperti anche sabato e domenica. Porcellotti Moda, Terranuova Bracciolini, Bibbiena e Arezzo.
21:15, nuovamente in vostra compagnia, risultato che non cambia a Milano tra Inter e Atalanta, non cambia, mi pare di capire, neanche la tensione, cara Sabina Bigliotti, di questo pre-Fiorentina Spalle. Sicuramente c'è un vincitore domani, che è il pubblico della Fiorentina, no? I tifosi della Fiorentina. Ma non lo so, neanche questo se è il... Sono inarrivabili, vanno dappertutto. Non c'è acqua, vento, sole. Io so tutto. Soltanto che quando sono venuta qua ho detto a mio padre, prima di venire qua, gli ho detto: babbo, dico, che cosa gli devo dire, che domande gli devo fare? E lui mi ha fatto sconsolato. Secondo me molti tifosi della Fiorentina di vecchia data, diciamo, abbastanza grandi, sono sconsolati. Cioè, vederla a quel punto di classifica non se la sarebbero mai aspettati, perché probabilmente un tifoso, appunto, in generale, fiorentino, non preferisce vedere, o comunque ambisce a vedere, la propria squadra in una posizione di livello. Ora non dico vincere il campionato, che forse è veramente una chimera per la Fiorentina. Io, insomma, sono abbastanza grande e non l'ho mai vista in una posizione di rilievo, però ecco... È la speranza di arrivarci, ecco, è la speranza di Commis. Volevo ingaggiarvi su un altro tema, prego, sempre legato alla Fiorentina. Io mi aspettavo un cambio di modulo e invece abbiamo rifatto la minestra riscaldata a Bologna, intendo dire. Perché? E me lo pongo anch'io il quesito. Ci sono alternative? No, va benissimo quando può andare bene questa formula, quando la squadra è in trasferta. Io domani mi attendo invece una formazione diversa. Non sarà così. C'è sempre un grande mistero che continua. Io voglio capire, voglio consigliare a Sottile di fare una passeggiata a Monte Senario, che è un famosissimo convento vicino a Firenze, per chiedere una grazia, perché questo ragazzo non gioca prima di lui Boateng, con tutto il rispetto, fra Sottile e Boateng. L'ha spiegato oggi. Ma lui può spiegare quello che vuole, tutti spiegano le cose. Sosa ci raccontava di Kant, di Kant e di Nietzsche, ci non parlava toccare, di filosofia. Io ve lo dico, non dobbiamo bestemmiare in diretta. Ma dov'è no, Sosa? No, perché, no, perché è terzo classifica in Francia, però non dobbiamo bestemmiare. Con una squadra di ragazzi a Salvador, terzo Rosella è stato giornato anche in Cina. No, ma in Cina, in Cina è venuto via perché è venuto a Bordeaux. Ah, è venuto, ha deciso lui. Sì, ha deciso lui. Dov'è ora? A Bordeaux. Ha preso una libeggiata oggi. I Bordeaux, ti volevo far capire che quando è arrivato l'anno scorso era per retrocedere. Il presidente ha detto: ti prendo. Ti ricordo che bravo, il sondaggio di Fiorentina ha vinto Sosa, perciò il resto sta sotto le feste, fatto ovviamente con i frequentatori del sito, quindi con i tifosi, ha eletto Sosa allenatore della rispetto decade. Rispetto a tutti, bontà mia, non sono il solo a dire che Paolo Sosa è stato il peggior allenatore degli ultimi 20 anni a Firenze. Sia della minoranza. La maggioranza non sono la minoranza. No, la maggioranza, non sono la maggioranza, ha deciso questo. Il calcio, ma io lo mi auguro che tu lo prenda prima o poi, così ci adegueremo. Ti prego, Vittorio, di non bestemmiare in diretta quando il nome di Paolo Sosa. Ti piacerebbe Paolo Sosa... Detto che sarà Pablo Montero il futuro allenatore della Juventus, ti piacerebbe Paolo Sosa, Renato? Dico Renato Menci perché anche Renato Menci condivide il tifo di Angelo Poli. Sì, però ne prende un po' le distanze, perché c'ha dal tifo di vista, o da Poli? No, dal tifo siamo accomunati, però nel modo di vedere il calcio, il gioco, siamo ognuno, il bello che ognuno la veda modo suo. Io sono curioso di vedere Sarri. Dice a lui: ci mancherebbe, a me mi contesta. No, non ho capito. No, ci come mancherebbe stiamo? Di vedere. Come stiamo? Cioè, qual è il tipo di rispetto? No, noi siamo un tavolo di rispetto. Ti spiego, Vittorio. Ti spiego perché il signore si interessa, è tifoso della Juve, però si interessa di podisti. Lo rispetto. Che dico perché non è uno come te che sa il calcio. Perché ti spiego, nel calcio, io lo continuo a dire, nel calcio tutte le filosofie vanno bene, conta una cosa sola. Vincere, il resto conta. Non ha vinto niente, va benissimo. No, ma vai, Renato, va bene, sì, sono d'accordo con Paolo Montero. Agnelli ha detto: siccome tu dici migliore. Sempre che hanno vinto i tre scudetti, l'uomo con la parrucca e compagnia bella,
Cosa ha vinto Paolo Sosa? Tre scudetti. Ma quale? In Svizzera, in Bulgaria. In Ungheria. Sei poco preparato. In Ungheria. E in Svizzera. Accidenti. Perché Zemma che è in Svizzera. Anche la CNN si occupò dello scudetto. L'ha vinto, però l'ha vinto. C'è scritto l'ha vinto. Ungheria. Ma c'è scritto. Ti manca l'Andorra. La Svizzera. Ha vinto in Andorra. Sì, ma in Svizzera ha vinto. Ma c'è scritto. In Svizzera. Sì, ti piaceva Paolo Sosa come allenatore? Ma stavo. Lo vorresti al Milan? Indubbiamente portava qualche novità l'ha portata. Ha fatto giocare bene la Fiorentina. Ha fatto leggere filosofia negli al di là di poi di come è finita. Ragazzi, ne vediamo di peggio da allenatori. Non mi sembra di sognare che... si parla di Paolo Sosa. Sinceramente, Paolo Sosa non parliamo. Paolo Sosa... L'ha tirato fuori di... Allora, per dare un giudizio, per dare un giudizio obiettivo su Paolo Sosa, dovremmo vederlo in una grande... non in una grande squadra, in un'altra squadra. E vedere se riuscirebbe da Pino Calò in Italia. È giustificabile, Angelo, perché lui ha Stefano Pioli, che è io personalmente va bene così. Paolo Sosa, 10 categorie superiori. Non stiamo a parlare di ciò che stanno facendo i dirigenti del Milan. Stendiamoci un velo pietoso, perché sinceramente stanno facendo delle cose obbrobriose. La domanda sottovoce è coerente: chi sono i dirigenti del Milan? Non ci sono. Il trio Bob Bambaldini, Massara e Gazzidis e Scaroni. Lascia perdere Ricky Massara, che tanto per dirti, giustamente danno ora, stanno sfoltendo tutta una serie di personaggi per dar via Osi, danno via Reina, 3 milioni e mezzo e fanno bene, però c'hanno un fratello di Donnarumma. Hai Plizzari. Plizzari ora sta giocando, sì, non lo posso. Lo porti via. Non capisco perché non debba giocare un portiere che prende un milione all'anno, fratello di Donnarumma, che lo scorso anno con Gattuso giocò anche bene nella partita in Coppa, e si va a prendere un portiere mi fa piacere che esista ancora sconosciuto. Reina, che ha visto la marcia su Roma. Vabbè, lui era Reina, da quelle parti intorno al 1922, va a giocare al West Ham, non mi ricordo dove. Cioè, Milan ora sta facendo... Stiamo regalando Caldara all'Atalanta. Vero, questo è lui. Che è una cosa veramente non capisco l'operazione. No, comunque, tornando a Fiorentina Spal. E quindi Sosa, secondo me, al Milan non l'avrei visto male. E viva Sosa al Milan, speriamo. No, io dico in questo frangente, prossimo anno. I programmi sono altri. Sappiamo su chi scommettere. Sabina, come finisce Fiorentina Spal? Di domani. Risultato. Non quello che deve fare la Fiorentina, quello che secondo Sabina Bigliotti succede domani. Ma no, secondo me vince, secondo me non stravince. 1-0, cioè, via. Sì, soffrendo sì. Quelle belle vittorie sofferte, sì, che sono le cose migliori. Perché secondo me è stato detto che appunto la Spal è quella che rischia di più, ovviamente, essendo in fondo classifica. Però è vero anche che la Fiorentina, se perde, è quella che secondo me entra più in crisi. Anche se pareggia, Renato. Anche se pareggia. Secondo me è quella che entra più in crisi. Renato, ti piace? Vedo che ti piglia Inter-Atalanta, ma ti piglia come anti-interismo o ti piglia come partitismo? No. Allora, io nella mia ignoranza da difensore randellatore, ritengo che l'Inter stia facendo un catenaccio vergognoso e probabilmente l'unico gioco che può fare. L'Atalanta muove tanti palloni ma non riesce a essere concreta, e soprattutto non capisco come mai si insistono a fare il corpo a corpo con l'armadio belga, dove l'unico modo è giocare d'anticipo. Quello devi chiederlo al Vate Gasperini. Io, ognuno gioca a modo suo, però... Questo non ci piove. Greta, vai! Allora, domani sempre sperano che vinca la Fiorentina, d'accordo con Vittorio, domani ci vorrà anche coraggio, quindi un 4-3-3 con Sottil, Vlahovic e Chiesa, Marco. Con la Spal non ci sono problemi, l'unico giocatore buono è Petagna, che in 3 anni alla Spal ha fatto 30 gol, che però a Vittorio non piace. No, non piace... Per diversi motivi, perché secondo come me ha dei problemi tecnici su certi fondamentali, secondo me.
Cioè lui è un vecchio nome. Però non ti allargare troppo, vorrei che domani tu dici questo amore è quello tanto. No, scusa. La mantia insegna, dici tu. Ha dei problemi su alcuni fondamentali. Mi è venuto come quello lì. La mantia. Poi, ragazzi, la mantia. Se gioca alla SPAL, un motivo, con tutto il rispetto per la SPAL, ci sarà. Perché non gioca nel Real Madrid o nel Barcellona. E non lo ha neanche cercato. Oh, allora, evidentemente te pensa che lo rivuole il Milan anche. Perché lei è abbastanza lento. Nell'uno contro uno, Giorgio, specie sul breve, nell'area, ha delle difficoltà. Sì, è però, bravo dal punto di vista aereo. È bravo. È una rottura di scatole in area di rigore, perché tocca tutti i palloni sporchi. Sì, ma devi stare attento. Ma devi stare attento. È solo, capito? È solo e male accompagnato. Ecco. Anche se c'è Palosa. Comunque io accidenti. Per domani, siccome me l'ha chiesto, te no, lo voglio dire. Sta arrivando, eh. No, prevedo. Prevedi. Un po' di sofferenza. Non so se giocherà Cutrone, perché... Parte dalla panchina. Ecco, allora io prevedo 1-0-0. Fino a quando non entra Cutrone. Fino a entra Cutrone, fa una bella doppietta. Al 91esimo il gol dell'1-0. No, una bella doppietta di Cutrone e farà innamorare Firenze, perché è un ragazzo che merita, è un ragazzo che io mi auguro possa veramente... Ma spera... spera. Non spero. Cutrone al Milan nei partite, espressioni di partite ha fatto 24. Può dire anche spera, perché lo dicevano Forlani. No, io per me, cioè, Cutrone è uno che DC, specialmente quando entra a partita iniziata, ora non so le posizioni, Cutrone è un attaccante che può far, che fa male. Mi fa quindi io mi auguro questo epilogo di come in maniera che perché mi fai la stessa Cutrone domanda. Ha lasciato il cuore. Io non mi auguro niente. Io mi auguro che possa essere. Fra Cutrone l'avrebbero Piontek, dovuto prendere. Io avrei prima. Preso 10 volte Piontek. Ma Piontek che non tu c'è Fiorentina. Voluto venire. Certo, Piontek che ha rifiutato la Fiorentina. Ma questo l'avevano cercato. Dal punto di vista. Oltre al fatto che costa più di 30 milioni. Fra Cutrone. Tu non avresti mai. Allora anche tu al Milan non avresti mai comprato Piontek avendo io Cutrone. Io fossi stato al Milan non avrei mai venduto Cutrone. A prescindere, e su questo ma siccome c'era questo dire. Strano alone di entusiasmo su quello che Piontek aveva fatto a Genova, sembrava fosse arrivato il nuovo Boninsegna, il nuovo Batistuta, chissà chi era questo Piontek. Effettivamente a Genova nel giro dell'andata era andato bene, nel ritorno era scomparso come, sì, ma a Genova, come a Simeone Genova. Aveva fatto la stessa cosa. Io avrei preso Piontek a giocare nel Milan e il Milan doveva tenere Cutrone in Inghilterra. Ha giocato un poco e male. Un gol solo ha fatto. Un solo gol. No, e non giocava a Liverpool o a Londra, giocava nel Wolverhampton. Comunque Cutrone che lotta adesso sicuramente, secondo me, è meglio di Piontek. Ti ricordi della mia battaglia, hanno preso Piontek. Perché è meglio di... Ma perché Piontek può fare i gol in Genova. Quando va nelle grandi squadre non è giocatore. Ma Mila... con te, no, Angelo. Come caratteristiche si sta Piontek parlando. Che va visto con un centrocampo che gli dà pallone. Un ragazzo Mila... che si sa inserire a forza non, fisica, non fornisce a fisicità, i suoi attaccanti. In aria si fa valere, a differenza di quell'altro che si butta giù. Cutrone è un buon attaccante, Piontek giovane. Piontek è dotato di buoni fondamentali, ha fatto dei gol, ragazzi, forse sì, a Genova. No, no, anche nel Milan. Infatti anche nel Milan, bisogna riconoscere. Delle grandi squadre Cutrone, la maglia pesa. Cutrone, ho paura, ma sbaglierò clamorosamente. Cutrone ha delle caratteristiche che sono molto, molto vicine a Federico Chiesa. Capito, Giorgio? Perché è uno che ama muoversi, anche senza palla, giocare uno contro uno. Cioè, qui ci vuole nella Fiorentina un elemento che stia lì nel mezzo. Con tutto il rispetto di Vlahovic ce ne vuole uno meglio, perché questa squadra ha bisogno di gol, o sbaglio? Innegabile. Fra i due, un vero centravanti, un vero nove, io avrei preso c'è Piontek. C'è il VAR, te lo dico io. Vediamo. Dov'è il VAR? Per cosa? Perché quando arriva non è neanche angolo. Non è neanche angolo, perché l'ultimo tocco è stato in giocatore dell'Atalanta. Casino in area di rigore dell'Inter. L'Atalanta chiede un rigore che non c'è. Secondo me perché vanno giù tutti, ma l'arbitro sta sedendo il VAR. Secondo me ha già segnato l'angolo. No. Secondo me ha già segnato l'angolo. Vabbè, vedremo. C'è un giocatore dell'Atalanta che cade e finisce addosso ad Handanovic. L'Atalanta chiede una spinta di un difensore. Vediamo che cosa dice. C'è il VAR, ragazzi. Rocchi, vediamo, sì. Ho capito che ma non ha dato, ma lui ha detto calcio d'angolo. Ancora non l'ha dato. Ha detto allungare i giocatori là perché devi sentire. Calcio d'angolo, lo vedi? C'è la nebbia al Meazza? Secondo me ancora l'ha battuto perché ancora deve sentire. No, sta aspettando. Sta aspettando. E vabbè, ragazzi, fate che vi pare. Vi sta aspettando che dite allontanatevi perché questo vi non glielo dà a rigore, però è da VAR.
Io non vedo quale tipo di fallo tu abbia visto, perché non l'ha visto nessuno. La spinta, calcio d'angolo. Calcio d'angolo. Eccolo, battuto. Ma ora, tanto state... No, non succede nulla. Amici juventini, state sereni. A fine partita... Scusa, io faccio il tifo per Conte, che dici? Allora, per un po' ti regge il tifo per Conte, poi il bianco-nero intrinseco esce, non puoi sacrificare Conte, uno scudetto... Conte è l'unico che può dare battaglia quest'anno alla Roma e alla Lazio. Non puoi sacrificare uno scudetto per qui Conte. Qui c'è un arancione, c'è un arancione. Sì, anche perché ecco, è arrivato il giallo. È arrivato il giallo, ma comunque è un palomino. Un arancione ci stava. Infatti Conte è saltato. È vero che per carità hai abbattuto chi è? Si chiama quello che gioca? No, Biraghi. Conta poco, però va bene così. Prego Greta, prego. Allora, credo che per la Juventus non sarà facile piazzare Bernardeschi, forse all'Atalanta di Gasperini potrebbe esplodere definitivamente. C'è l'estero. Immobile al Borussia, aveva fatto male ma tornato in Italia non ha smesso più di segnare. Luciano da Empoli che salutiamo, e in più salutiamo anche Sandra da Empoli. E volevano sapere il pronostico per voi, è una vittoria assoluta? Chiedono. Assolutamente, mi mancava solo Angelo per sapere che cosa va a finire domani Fiorentina. Ho già detto prima, non c'è... No, risultati, dammi il risultato, 1-0, 2-0, 3-0, secondo come? Me vince la Fiorentina 2-3-0. Quindi facile per te la partita? No, facile non c'è... No, la vittoria facile. La vittoria, partite facili non ci sono, però non c'è il paragone di squadra, perché se la Fiorentina pareggia domani è un problema serio, diventa serio. Ma serio, forte. Cioè, diventa veramente... Allora, pareggio in casa con l'ultima classe. Allora, mi venite dietro in un giochino rapido? Sì. Ogni tanto lo faccio. Vado a memoria, perché io non è onestamente, sinceramente, che conosca benissimo la formazione della SPAL. Però ci provo. Sì. Renato, è meglio Beriscia o è meglio Dragoschi? Ma io non li conosco nessuno dei due. Perfetto, allora sono cascato giusto. Pino. Una X. X. Uguale, anche se X. Vai a vedere le reti subite, più o meno. Meglio quelli. Missiroli o meglio... No, rifammi la domanda del portiere. Meglio Dragoschi o meglio Beriscia? Io sono interessato perché Beriscia è un buon portiere. Quindi meglio Beriscia. Mi dà più sicurezza. Meglio Beriscia. Sì, rispetto a Dragoschi, sì, che ogni tanto è bravo ma fa degli errori incomprensibili. Vedi a Bologna. Dico che Beriscia è purtroppo il portiere di una squadra a lui sbagliata. Perché evidentemente può prendere 100 gol, perché davanti, poverini, hanno dei giocatori che 28 gol e uno e 29 e un altro. Beriscia è un buon portiere, è un buon portiere. Però testa tu pigli Beriscia. Per 4 anni. Testa tu pigli Beriscia. Sì. Testa tu pigli Beriscia. Domani sarà costretto a essere il migliore in campo, Beriscia. Angelo, meglio Petagna o meglio Vlahovic? Tutta la vita Petagna. Petagna. Va meglio Missiroli o meglio Pulgar? Per quello che ho sentito finora, sì. Quale Pulgar questi sono. Pulgar sia un buon giocatore che sta rendendo bene la Fiorentina, se non sbaglio. Per cui ultimamente è andato molto male. Vabbè, io guardo, diciamo, l'intero ha cominciato bene, ora se anche ultimamente è andato, però so che è in ripresa e quindi Pulgar assolutamente. Ma poi è anche la classifica stessa che lo... Renato, chi o che cosa ti spaventa se tu fossi un tifoso della Fiorentina della SPAL di domani? Allora, se fossi un tifoso della Fiorentina non mi spaventa, mi darebbe fastidio non vedere una squadra che entra in campo per spaccare, indipendentemente con le persone che ha. Cioè... si può stare a vedere il valore singolo. C'è Michel Isle che dice giocare senza il coltello fra i denti. Noi bisogna entrare in campo per vincere, perché è una questione di vita o di morte per la Fiorentina. Quindi tu speri, se tu fossi un tifoso della Fiorentina, che il lavoro della settimana nella testa dei giocatori di Iachini avesse appiccato per far capire che domani vita o morte. Cioè, non fatto che lui abbia detto è la Juve domani. Il concetto sostanzialmente è quello. Però bisogna vedere se l'hanno capito. Perché vi faccio questa domanda? Perché torno a una battuta, non mi ricordo più se di Angelo o di Vittorio. Via Montella, via tutti i guai? No. Perché molti guai erano di quelli che scendevano in campo e sono ancora gli stessi. Quindi pensare a un cambiamento di pelle così radicale e così breve nel tempo è difficile. Ma non hai più l'alibi? Mentre prima potevi dire la colpa dell'allenatore, se io non posso rendere, col secondo allenatore non posso fare la stessa cosa. Questo è vero.
Questa è una considerazione. Anche se purtroppo gli attori sono quasi sempre gli stessi, quindi miracoli se ne fanno pochi. No, però ragazzi, io se no, io Giorgio Michelletti, siccome è mio amico fratello, devo tirare orecchi. Ma e siccome lui continuava a dirmi che la Fiorentina era da settimo, ottavo posto, no. Finito il primo tempo di allora Inter Atalanta. Voglio capire però, non è che all'improvviso si può dire le colpe non sono tutte di Montella. Se era da ottavo posto era colpa dell'allenatore. Se quelli come me invece sostenevano che questa squadra rispetto all'anno scorso non è stata migliorata per niente, anzi, mentre l'anno scorso aveva un attaccante, quest'anno l'attaccante non ce l'ha, perché l'anno scorso c'aveva sia Simeone, sia Muriel, quest'anno non ce l'ha, secondo me è anche peggiorata, allora delle due l'una. Cioè, io penso che questa squadra abbia molte colpe Montella, perché non ha allenato, non sa allenare, come ha fatto il Milan, i giocatori non li prepara, mi pare che siamo d'accordo. Adesso questa squadra ha bisogno di essere costruita a squadra, ha bisogno di un centrocampista e ha bisogno di un attaccante. Bene. Con un centrocampista e un attaccante però, questa squadra Angelo, è migliore di Angelo, almeno 5 o 6 che Angelo, stanno sotto. Questo bisogna dire. Io abbandono certo, per un attimo il tradizionale folklore. Sì. Iachini ci deve mettere qualcosa di suo. Ce l'ha già messo. E quello che si è visto un po' meglio, anche se non si dice, ma insomma, meglio sì, a sì, Bologna, sì. Lui deve essere capace di leggere le partite, soprattutto in casa, in maniera diversa. Ecco, domani non è giocare a Bologna. Esatto, questo, il signor Montella... La verità vera è questa. Ha scoperto, una mattina si è svegliato, mentre faceva la barba, si è scoperto che poteva giocare con questo strano 3-5-2... in cui poverino Ribéry sembrava una specie di oasi nel deserto del Sahara e gli altri scomparivano, erano sparsi per il campo. Allora, Iachini invece deve leggere questa partita in maniera diversa, cioè Fiorentina Spal, che non è Fiorentina Real Madrid, deve essere una partita affrontata con un modulo monotono, diverso, perché si deve attaccare. Allora, se la Fiorentina deve attaccare, 3-5-1, non può continuare a giocare con questo 3-5-2, che è una cosa incredibile, incredibile. Apro una parentesi all'interno del calcio, mentre la signora Bigliotti si strozza, e le permettiamo di recuperare, tranquilla. Le forze. Sì, se è così, faccio parlare Renato Menci. Ronda Ghibellina giunta al numero? 10, la decima. La decima. Come la Champions di Ancelotti con Real Madrid. E può essere. Allora. Possiamo vedere anche le immagini che ci avete gentilmente portato, grazie a Massimo Brigato Regia. Questa... Raccontaci tutto, come sempre. Bene, la decima edizione ricalca sempre sostanzialmente la linea guida degli anni passati. L'unico aspetto che siamo andati a curare un po' di più è di farla diventare un po' più ricca per i riconoscimenti e tutto quello che è destinato agli atleti. Perché? Perché siccome... per noi che la organizziamo, la decima è una festa, tutti quelli che partecipano devono gioire al nostro banchetto, per cui aumentiamo il più possibile quello che ci permettono gli sponsor, le nuove sponsorizzazioni e i regali della festa. Quindi è il contorno che esatto, è stato aumentato. Sì, abbiamo arricchito il banchetto, il buffet dove tutti possono riempirsi e saziarsi. Quanta gente quest'anno di iscrizioni? Solito? Siamo in linea con gli anni passati, per cui... prevedo che possa andare sempre sui 1000 presenti tra competitivi e la camminata che è ludico-motoria, per cui quelli sono un po' i nostri numeri. Rientra nelle vostre aspettative e nelle vostre soddisfazioni comunque tutto l'andamento. Certo, perché riuscire a fare una gara con 1000 partenti in Italia già è difficile, per cui per noi, e poi mantenerlo negli anni, per cui vuol dire che l'impianto, le scelte e tutto quanto sono funzionali. Come sempre, Sabina, ci sei? Ce la fai? Sì, recuperato? Sì, ho recuperato. Mentre vediamo, ecco, Renato anche intervistato. Lì avevi un po' meno barba, eri più polliniano dal punto di vista dell'onor del mento. Le curiosità che ci sono dietro questa corsa di cui vediamo la maglia in presa diretta? Sì. Il più lontano iscritto, il più strano, allora il più vecchio. La maglia è bellissima. Tra l'altro è l'abbiamo inaugurata di pacca, per questa decima edizione. Angelo, perché non vai a correre? Potrei anche pensarci. Sei allenato per farlo? Sono allenato, so ancora correre, ancora riesco a correre. No, potresti fare la camminata. Ti vedrei molto bene. Sa? Vai Sabi, scusa. Ci sono molti stranieri quest'anno. Anche... più degli altri anni? Sì, come sì, mai? Sì. Molti stranieri, quindi anche la campagna tra virgolette di proselitismo che abbiamo fatto tutti questi anni grazie agli atleti appunto che portano il nome della Ronda Ghibellina
in giro per l'Italia e non solo, ha fatto sì che si aumentasse la fama appunto della manifestazione e molti stranieri hanno... Passaparola quindi. Quindi il passaparola... Cioè, uno è venuto, si è trovato bene, torna esatto. A casa, dice, devi venire. Tutto? A scelta. Abbiamo quattro distanze. La più corta è quella che fa la più corta è la Sky Night, che la corriamo il sabato il sera in notturna, perfetto. E è 10 km. Per lui è perfetto. Ma è fuorviante, perché essendo una Sky, ha molta salita e molta discesa. Perfetta. Perfetta, per Angelo è perfetta. Mentre la domenica mattina partono alle 6 di mattina la 70 km, la più impegnativa. Questa per me è un po' lunghina. Potrebbe esserci Pino su questo. Alle 8 parte la classica, la 45, la Ronda Ghibellina, che è il giro del confine, il giro di Ronda. E poi parte un'ora dopo alle 9 la 25, la Ronda Assassina, che come dice il nome è corta ma è molto ben concentrata. Esatto. Io sarei per quella della Dacia. E potrei portare il mio amico Vittorio. Su quella di 70 km ci sto pensando, ma mi dà un po' fastidio alle 6 di mattina. È troppo corta. No, è le 6 di mattina. Io vengo soltanto, come mi ha invitato Angelo, vengo solo se viene anche Paolo Sosa. Per loro sarebbe un trionfone. Noi siamo contentissimi. Recita Kant, Nietzsche, folgorato sulla via folgorato di Damasco. Ora noi stiamo un po' scherzando attorno alla Ronda Ghibellina. Comunque ormai... ci sono personaggi pittoreschi, sì? Che fanno pittoreschi è un eufemismo. Sì, vabbè, ci sono persone addirittura anche con i sandali che vengono, sì, perché hanno questo concetto di vivere attaccati alla natura. Corrono. Sì. Alla natura, al contatto con la natura. Il problema è che siamo d'inverno e spesso, tipo lo scorso anno, c'era la neve. Corre il rischio di congelarsi. No, ma non è quello. Corri il rischio di romperti i piedi. Perché corri in mezzo ai massi e se dai una ditata con una scarpa chiusa, bestemmi solamente. Ma se la dai a piedi scalzi è un grosso problema. Sì, sono ritornati, avevano dei piedi. Andare a correre solo per la maglia, da quanto è bello. Sì, poi quest'anno abbiamo, diciamo, anche abbiamo il calice, che mi sembra l'anno scorso l'abbiamo portato, che viene dato questa brocca piena di birra e viene dato appunto alla... Ma anche il calice regalato solo la birra? Sì, no, tutto. Il premio finisher... Tu vai e torni a casa carico di roba. Il premio finisher, indipendentemente, come nelle altre gare c'hai o la maglietta con la scritta finisher, oppure la medaglia. Allora, siccome noi abbiamo dato fin dall'inizio un'impostazione medievale, una passione che io ho, per cui l'ho riportata nella corsa, allora, nel Medioevo il vincitore del torneo prendeva la coppa, che non è una coppa simbolica, ma era una coppa per bere, era un bicchiere. Capito. E questo è rimasto fino a oggi. La tradizione. Noi siamo ritornati all'antico, per cui siccome tutti quelli che partecipano sono cavalieri e tutti quelli che arrivano in fondo, sani, vivi e felici, sono vincitori, hanno diritto alla coppa. Siamo partiti dando la coppa. Poi, siccome abbiamo fatto una sponsorizzazione con un produttore di birra artigianale locale, abbiamo detto, mettiamo la coppa e la riempiamo. Esatto. E abbiamo cominciato a riempire la coppa. Io mi ricordo che un anno, tre anni fa forse, c'era un irlandese che correva, è arrivata alta. La coppa è da una pinta, per cui mezzo litro secco. Al volo. Lui ne ha bevuta una, se ne è fatta dare un'altra, ne ha presa un'altra ancora. Sicché si è bevuto un litro e mezzo di birra appena arrivato. Ed era poi è rimasto sano. È andato dentro, dove c'era alla spina, ovviamente, lo stand, e lui ha continuato. Beh, comunque intanto devo fare i complimenti, che è una cosa bellissima. No, anche perché Giorgio dice delle cose che sono giuste. Le medaglie che servono? Sono medaglie là. Questa è una cosa che mi sembra molto più carina, più innovativa, anche più... Guarda, io ho un rammarico solo. Quanti anni è che... ci troviamo in occasione della vostra... Tanto, ormai siete in buona guardia. Cinque, sei anni. Insomma, potrei ho mandare. Solo un rammarico. Non sono mai riuscito a offrire a loro una copertura televisiva come secondo me, dal punto di vista delle televisioni locali, ovviamente. Certo. Un'iniziativa di questo tipo meriterebbe. Spero di riuscirci l'anno prossimo. Ci andiamo insieme? Io ti accompagno. Voi ci andate, io sto dietro. Va bene, ma Greta, scusa, a guardare che... Io ti prometto che se tu ci vai, io mi iscrivo, faccio scrivere anche altra gente. Poi vediamo. E tu ci fai la... Quando? Va bene, Vittorio? C'è anche manca la data. 25-26 gennaio. Sono i giorni della Merla, in prossimità della Merla, e quindi i giorni più freddi.
però questo non demorde le persone appassionate, anzi, sono il fatto della neve, il fatto... Dov'è la partenza? Da parte da Castiglione Fiorentino? Da Castiglione Fiorentino. Dal centro dal sportivo, sì. Dal palazzetto dello sport, dedicato, se mi posso permettere, dedicato a Fabrizio Meoni. E oggi, il suo scusate l'inciso, sono 15 anni che Fabrizio Meoni è un centauro castiglionese che 15 anni fa appunto morì in una tappa della Parigi-Dakar, sì, sì. Ne ha vinte due, ma è stato per noi un grande sportivo, ma soprattutto un grande uomo, ancora nei nostri pensieri, nei nostri cuori. Molti motociclisti vengono a Castiglione Fiorentino, c'è una statua, comunque ripercorrono i sentieri e le zone dove lui appunto percorreva per allenarsi. Ora vi ringrazio di questo momento. 25-26 gennaio, Castiglione Fiorentino, Ronda sì. Ghibellina con annessi e connessi. Anche solo per vedere. Io se mi gira solo, la mattina però vado. Tu devi andare. Anche vado. Solo per annusare questa allora, bellissima atmosfera. Sì. Grazie. Grazie ci siamo a voi. Mangiati un po' di spazio, ma era doverosamente grazie, piacevole grazie. Farlo. La pubblicità, Massimo Brigato, grazie. I sintomi influenzali ti mettono KO. Puoi provare Vivin Duo, rapido contro febbre, congestione e dolori influenzali. Puoi iniziare ad agire dopo 15 minuti. E puoi passare rapidamente da KO a OK. Vivin Duo, quando il gioco si fa duo. Dopo l'influenza non riesco a ripartire. Io sì. Sustenium Plus, l'integratore energizzante con l'aggiunta di creatina. Sustenium Plus, la spinta che ti serve. È Menarini. Adria Sport organizza bellissimi tornei internazionali di calcio giovanile in Italia e all'estero. Mettiti in gioco con la tua squadra. Partecipa con Adria Sport. Per informazioni contattateci allo 0544 77 13 82 o visitate il sito www.adriasport.it. Siamo sempre a vostra disposizione. Il Bar Valentina, un colpo di fulmine. Te ne innamori subito appena ci entri. Colazioni da sogno, la cioccolata e i cioccolatini. Tante idee regalo, il pane fresco. Una meraviglia. E poi, il Bar Valentina ti offre un grande servizio. Il pagamento delle tue bollette e il disbrigo di tante altre pratiche burocratiche che ti fanno perdere tempo. Bar Valentina a Prato, in via Roma, aperto dalle 4:45 del mattino. Famoso non per caso. Seguici su Facebook. Vuoi rottamare la tua auto? Allora rivolgiti all'Autodemolizione Leporatti. Autodemolizione Leporatti, anche ritiro a domicilio del vostro mezzo. Rivendita ricambi usati, commercio metalli di recupero. Autodemolizione Leporatti ha conseguito la certificazione ambientale ISO 14001. Che aspetti? Vieni a trovarci, siamo in via Ceppeto 30 a Lamporecchio. Caffè Pasticceria La Repubblica a Prato, classico punto di ritrovo per colazioni e paste notturne. Un posto unico dove i dolci diventano opere d'arte. Caffè Pasticceria La Repubblica, una sosta imperdibile a qualsiasi ora, con prodotti freschi appena sfornati e sempre all'altezza del palato più esigente. E se sei un amante della vita notturna, dopo una serata in discoteca, vuoi fare un piccolo spuntino? Il Caffè Pasticceria La Repubblica è il posto giusto per te. Ci trovi in via Repubblica 156 a Prato. Vuoi che la tua auto parta al primo colpo? Autofficina Mauro. Dopo una trentennale esperienza Renault e Dacia, abbiamo rinnovato le attrezzature per poterti dare assistenza su ogni marchio. Chiamaci e mettici alla prova. Autofficina Mauro, zona Firenze Sud. Efficienza e sicurezza per te e per gli altri. Stanchi di cercare un parcheggio per il vostro shopping? Siete in ritardo per la cena in centro con gli amici? Niente paura! Parcheggiare al Serraglio è come essere già in centro!
Parcheggio del Serraglio, 400 posti al coperto, moderno e sicuro, per auto, moto e bici, tariffa giornaliera a 6 euro, tariffa notturna a 1 euro, aperto 24 ore. Parcheggio al Serraglio, il tuo parcheggio in centro. No. Eccoci qua, intervallo di Inter-Atalanta. Abbiamo anche giustamente parlato degli amici della Ronda Ghibellina che continuano a farci compagnia. Torneremo a parlare subito anche di Fiorentina-Spal, però volevo capire da Pino Calò questa cura di vitamina Ibrahimovicizzante del Milan. Ma sta dando effetti? Senti, come dice quello, una rondine non fa primavera. Però sicuramente Ibrahim ha portato perlomeno una figura carismatica all'interno della società. E al di là di tutto, domenica scorsa abbiamo fatto un pareggio che ci è andata anche bene, ma potevamo anche vincere. A Cagliari sinceramente non abbiamo mai rischiato, e a Cagliari, anche se non è nel momento migliore, ricordo che Cagliari è alla... con quella di oggi è la quarta sconfitta consecutiva, nelle ultime 5 partite ha preso un punto, e comunque se vediamo la classifica il Cagliari è la squadra che può essere raggiunta per il famoso discorso dell'Europa League, e il Milan c'è, abbiamo una piccola soddisfazione di essere davanti al Napoli. Non voglio dire che... Ah, ma perché nel Napoli c'è Gattuso, cioè c'è un pochino di revanche nei confronti... Napoli è una squadra... Cioè, fra le grandi, non siamo in buona... Vittorio allarga. Voglio dire, fra le grandi squadre siamo in buona compagnia. Anche il Napoli quest'anno non sta facendo un grande campionato. Ti voglio solo suggerire, che tu dici sommessamente, che dice una grande verità, però dovresti aggiungere. Perché finalmente Ibra ha fatto la squadra oggi, perché gli ha detto a Pioli, stai zitto, metti Piontek fuori, Suso fuori... È come fa Ronaldo con l'allenatore della Juve. Detto, Ibra, ti do anche un mammaccione. Allora come fa Ronaldo con l'allenatore della Juve. Tutto il rispetto. Oggi sono accadute delle cose che noi avevamo in panchina gli acquisti di Leonardo lo scorso anno. Leonardo, avevamo Paquetà in panchina, Piontek in panchina, Suso in panchina, che a gran voce a tutti i tifosi non ne potevano più di vedere, perché sinceramente quest'anno non sta facendo un grande campionato. Al di là di tutto, Ibra è stato preso per questo. Per fare l'allenatore? Va bene, va bene. Penso che ne siano coscienti un pochino tutti. Ha fatto un gol, gliene ha annullato uno. L'ho visto. Tra l'altro dice, non c'era la nuova direttiva che ora non si stava a vedere. Sui millimetri del fuorigioco, era un fuorigioco millimetrico, gliel'hanno tolto. Bel gol di testa. No, io dico solo una cosa. Siccome abbiamo sostenuto qui per settimane che la Fiorentina doveva esonerare Vincenzo Montella dopo i 5 gol presi a Cagliari, il Milan, che però non ha dirigenti, doveva esonerare questo strano personaggio in panchina dopo i 5 gol presi a Bergamo. Ma forse non lo doveva neanche prendere, Vittorio, dai. Come si fa? Non è che poi... si fa? Si richiama Giampaolo. Assolutamente sì. Perché Giampaolo, molti non lo sanno, con Ibrahimovic dentro, è di nuovo un allenatore che può fare il suo gioco, e il suo DNA corrisponde a delle caratteristiche di una squadra con Ibrahimovic in campo. Verissimo. Pioli non sa nemmeno chi è Ibrahimovic, te lo posso garantire. Ha detto non l'aveva mai allenato. Lo scoprirà, perché sono d'accordo con Angelo Pollino, non sono d'accordo quando dice che è Cristiano Ronaldo che fa la formazione al posto. No, sono io che l'ho detto. Chiunque l'abbia detto, però Ibrahimovic per il Milan, visto quello che passa al convento, è un giocatore che, anche se tecnicamente non potrà dare quello che ha dato 7-8 anni fa, però ha un carisma e quindi si impone in certe decisioni. Che ci racconti Pioli, quello che ci può raccontare? Mi dicevano poco fa in dei messaggi, mi hanno anche giustamente su Paolo Sosa, che oltre a Kant e a Nietzsche parlava anche di Fichte, Leibniz, quindi c'era un ventaglio. Faceva anche cucina,
Non dimenticate che parlava anche di Cracco e Barbieri. Cracco e Barbieri. Benissimo, vedi, faceva tutto, vedi, perfetto, cioè, l'Ungheria forse gli ha insegnato qualcosa. Per nulla faceva con le uova che gli dava. Però tornando al Milan, Ibrahimovic è l'elemento giusto, perché in un momento di estrema difficoltà in cui sta passando questa squadra, perché oltre a non avere dirigenti, almeno per il momento, se poi arriveranno quest'altri, viva Dio, meno male, perché se no un club come il Milan non può continuare a vivere con una finanziaria che cerca un compratore, non con un presidente che ha un portafoglio Massimo Brambati per spendere. Oggi in un intervento alla radio di Tutto Mercato ha detto che è vera la trattativa che dovrebbe portare all'acquisto del Milan da parte del direttore del marchio di Louis Vuitton. Allegri dovrebbe ritornare in panchina e in cabina di regia dovrebbe tornare Ariedo Braida e chi altro? E Gandini. Gandini, e Roberto Gandini. Hai detto poco. Che è la vecchia dirigenza milanista. Hai detto poco perché è una struttura consona a un club che si chiama Milan, che ormai è preistoria, però c'è. Ha commesso degli errori, ha dovuto subire strani sommovimenti, perché la cessione di Berlusconi è stata traumatica in maniera incredibile. Perché, Angelo, perché poi... taci? Perché taci, Angelo? Perché sto ascoltando, poi dico la mia. Poi dica subito. Perché dico la mia, non sono è curioso, che... Perché quando stai zitto così sì, tanto... è pericoloso. Mia, no? Molto. Non è che sono pericoloso. Il problema è uno solo, che la questione di Berlusconi, perché ha venduto al cinese, lo sappiamo, era uno, non esiste. Non si sa, a un certo punto questo dice c'ho soldi, poi risponde. Il braccio destro di quello che non c'era ha detto è stato un incubo per il Milan. Appunto. Ha recentemente detto è stato un incubo. Detto questo, però, Berlusconi ha creato gli ultimi 25 anni l'unico che ha vinto tutto quello che c'era da vincere, dimostrando come si fa. No, aspetta, come si fa a calcio. Berlusconi veniva criticato perché non metteva nella dirigenza, ma siccome è un uomo che di calcio ne capisce, e come dico io, in pochi purtroppo, che noi i giocatori devono stare lontani dalla dirigenza. I giocatori devono stare lontani, anni luce, dalla dirigenza della società, perché nel campo è il loro gioco, hanno giocato al calcio, possono fare allenatori, ma cosa si dirige una squadra è un'altra roba, completamente. Berlusconi è stato criticato, è stato criticato enormemente, perché dicevano devono chiamare Maldini, vi ricordate? No, aspetta, Berlusconi è stato trattato male. Perché? Con superficialità, è stato detto dal popolo rossonero, sì. Ha venduto a un fantasma, a una figura fatua. È un fantasma, perché non c'è. È un fantasma che gli ha pagato 700 milioni. Da dove l'ha trovato? No, non si sa. Tanto mi risulta che questi 700 milioni se ne sono visti pochi. No, forse un terzo. Berlusconi l'ha riscossi tutti. No. Poi che Berlusconi, più di 700. Ecco, Berlusconi, ribadiamo, se no ragazzi, Berlusconi l'ha riscossi tutti. Se uno gli hanno dati perché lui l'aveva rubati o l'aveva fatto una rapina a mano armata, io questo non lo so, quello di cinese. Però Berlusconi l'ha riscossi. Se uno mette 750 milioni. Ma tu mi insegni, sì. Siccome sei uno, sì, che parla di calcio, che non è il problema di mettere i soldi, no, è di fare una società. Ma se uno mette, questa persona se uno è scomparsa il giorno capito, dopo aver ci sto arrivando. Se uno mette 750 però, milioni di euro, vuol dire uno pensa che ce l'abbia degli altri per tutto, investire. Se noi andiamo a fare il conto fra i 100 e rotti milioni che mise nella campagna acquisti Berlusconi, quelli dei cinesi e quelli spesi quest'anno, il Milan ha speso 460 milioni. Certo, buttati via. 460 milioni. Ne ha buttati al vento. E li ha buttati e non via. Vince, quindi e non il vince. Problema non è solo... Di questo non mi meraviglio molto, perché quando la Juve passò a quello della carta igienica, non so se tu te lo ricordi, no? Cioè, a un certo momento misero uno e vendeva la carta igienica a fare il presidente della Juventus, no? Che naturalmente che c'entrava quel calcio. Buttò via 500-600 milioni, comprò un certo Polse, un Polse a posto di comprare il coso, 80 milioni, comprò dei giocatori, uno che come si chiamava, quello del portoghese, non ha mai giocato nella Juve, uno stop. Andrade. 70 milioni, cioè la Juve buttò via 500-600 milioni. C'era quello della carta igienica. Bolli, poi c'era. Non solo, perché lui è un politico. No, ma e omette altri particolari. Intanto entra l'uomo che farà vincere l'Atalanta. Ma c'era anche qualcun altro. Luca. A fare Luca. Il mercato. C'era Luca, c'era Laurent Blanc. Malinowski, Kulusevski. Allora, perciò Pino, non mi meraviglio di questo. Stavo arrivando per concludere, se no siamo partiti da lontano il discorso del Milan oggi. Il Milan poi alla fine ha preso un grande fondo, di cui il 30% è proprietario della Juventus, la famiglia Agnelli di quel fondo là.
e chiaramente un po' l'hai cercato anche di aiutare. Ma il problema è la dirigenza. Infatti la Juve ti ha dato Caldara rotto. Hanno smembrato. Hai visto come ti ha aiutato? Se sei una mia seconda squadra, cerco di prendere i migliori. Però il problema vero è che quel fondo là, non avendo esperienza sul calcio, qui parlo serio, ha cercato di mettere a capo di quella società gente che non c'entra nulla col calcio. Ha fatto un disastro. Una società come il Milan, che è nei primi 5 o 6 nel mondo, insieme alla Juventus e al Madrid, 10. Ora è al 12esimo. No, vabbè, lascia stare ora nella classifica. Ma come brand, sì. Pino, quando parliamo come serio, parliamo serio. Come brand, sì. Siamo nei primi 10 nel mondo, ci sono queste squadre, non è che ce ne sono altre. Non può rimanere in mano a questi. È chiaro che il fondo cerca un proprietario serio, come ha fatto quello dell'Inter. A differenza di quello dell'Inter, è un cinese, non gliene importa nulla. Cioè, in Cina cosa fanno? Ti comprano le cose, sono i migliori. La spolpano, a loro interessa solo guadagnare, poi si vince o si perde, perché la Cina fanno le maglie false, quelle vere, fanno tutto loro, no? Le maglie, quelle autentiche, le fanno loro, quelle false le fanno loro, qual è il problema? No, c'entra nel senso che la differenza di quello che... Non puoi paragonare il cinese dell'Inter col cinese del Scusa, Milan. Scusa, differenze non lo sto paragonando, adesso il futuro proprietario del Milan invece è un signore che è europeo, si intende, che ha tanti soldi, se viene data a mano a lui, secondo me, con la dirigenza che voglia mettere su in Milan, in giro tra 4 anni tornerà ad altri livelli, altrimenti l'altra scelta era riprendersi in mano Berlusconi, siccome però Berlusconi ha fatto una scommessa, perché Berlusconi i soldi ce l'avrebbe ancora, di prendere in Monza e portarlo in Serie A, perché lui sono quelle scommesse della vita, che vincerà, perché già in Serie B in Monza. Sì, va bene. E l'altro anno porterà in Serie A con una squadra da niente, perché sennò l'altra alternativa è prendere il presidente Berlusconi, non è che ci sono molte alternative. Il palo esterno dell'Atalanta con Malinovskyi, che è entrato al posto di Duvan Zapata. Gran tiro di Malinovskyi. L'uomo che farà vincere l'Atalanta. Ma come prima, allora questa partita finisce 2-0 per l'Inter. Giorgio, te l'ho detto dall'inizio e vince l'Inter. No, finisce 3-1 per l'Atalanta. La partita la sta facendo l'Atalanta. Sì. Volevo sfruttare un... Insomma, sta perdendo qualcosa da fare. Volevo sfruttare un messaggio che ha selezionato Greta Beccaglia per ritornare a farvi argomentare per un attimo ancora sulla situazione della Fiorentina. Perché... è parzialmente vero quello che è scritto, Beppe Iachini ha 3 retrocessioni, perché per completezza di informazione ha anche 3 promozioni, quindi non è un allenatore abituato e basta a perdere. Su questo non ci sono. O a salvarsi. Su questo non ci sono. È un allenatore in grado di fare. 3 promozioni dalla Serie B alla Serie A. Vabbè, cioè, ma ora dovevi andare sull'usato sicuro, bravo, non è che potevi rischiare di prendere... Però ritorno da K15, non cambiandogli i giocatori... Caro Renato, sono gli stessi giocatori che hanno licenziato Montella, sì. Perché sono gli stessi giocatori che avevano deciso di fargli la cordellina, sono gli stessi giocatori che non avevano accettato fin dall'esonero di Pioli che arrivasse Montella, eccetera, eccetera, eccetera. Ora questi signori, come hai detto giustamente tu, non hanno più alibi, ma se non glieli cambi, scarsi sono, scarsi restano. Sì, ma ora per il momento l'unica cosa che potevano... cambiare era il condottiero, tutto sommato. Io onestamente e sinceramente da parte di chi fa il mercato mi aspettavo un pochino più di movimento. Beh, non è detto ancora l'ultima parola. No, sì, ma siamo già... Domani è già la seconda giornata che si gioca dall'inizio del mercato. Tu guarda gli altri come si sono mossi. La Fiorentina Cutrone ieri e domani non gioca. Bisogna vedere, una squadra che ha bisogno. Bisogna anche vedere quanti soldi hai disponibili e allora chi c'è sul mercato. E allora qui ti domando, quanti soldi disponibili? Per Mr. Fast non è mai stato un problema di soldi. Va bene, allora vuol dire che lui. Per esempio, che non ci sia giocatore. Cioè, gli alibi è qui tolto. Per esempio, il Napoli ha preso un giocatore che alla Fiorentina avrebbe fatto molto comodo. No, Lobotka. Perché questo giocatore è il regista che manca a quel centrocampo. D'accordo. Perché sono d'accordo con un tifoso, io ti ho seguito durante la partita Bologna-Fiorentina, che ha detto che Benassi ha fatto il gol e poi non si è più visto. Effettivamente c'era stato un tentativo di Iachini di cambiare qualcosa a centrocampo. C'è poca qualità, proviamo a cambiare qualcosa. Ma non ha risolto il problema del playmaker, cioè del regista. Non c'è, perché? Ma non c'è nemmeno il mediano, perché Badeles, tutti d'accordo ormai, è un giocatore che non ha mai visto il campo, quasi mai a Roma, sponda Lazio se non... nelle partite di Coppa Italia, queste partite che sono le amichevoli del giovedì. Guarda,
Non si affida una squadra per salvarsi ad un allenatore con tre retrocessioni. Questo era quello che mi ha fatto partire per questo tipo però di se continuiamo a giudicare le persone in base a ciò che hanno fatto prima, non si va da nessuna parte. Nel senso che in questo momento mi dovete trovare una lista di 3-4 nomi. Io ne avevo timidamente provato a formularne uno che non è assolutamente inferiore a Beppe Iachini. Parlo di Stefano Colantuono, il quale è un allenatore che anche lui è esperto nel soffrire. Qui ci vuole un allenatore esperto nel soffrire. Poi purtroppo Iachini a Empoli non è andato bene, ma perché probabilmente non aveva una squadra in grado di soffrire così come vuole Iachini, e forse giocava meglio strategicamente e tatticamente con Andrea Zoli. Corretto. Il problema sono gli attori. Gli attori sono quelli che scendono in campo, caro Angelo. La scelta è data, secondo me, anche dalla compromessa dal ritardato esonero di Montella, perché naturalmente uno come Ranieri forse. Cioè, ragazzi, Pino, c'erano due occasioni. Due occasioni, ancora prima dei 5 gol di Cagliari, anche prima. Invece tu aspetti la partitella di Coppa Italia, aspetti, il tempo passa e naturalmente le occasioni si perdono anche nella scelta degli allenatori, perché ci sono degli allenatori che secondo me potevano venire a Firenze e che nel frattempo si erano accasati. Uno è Gattuso. Non credo che sia un eretico fare il nome di Claudio Ranieri. Perché Gattuso, io l'avrei preso anche al Milan, che De Laurentiis si è svegliato una mattina e lo ha preso, facendo fuori con un colpo di stato insieme ai giocatori Carlo Ancelotti, perché tra Ancelotti e Gattuso, caro Angelo, visto che parliamo di categorie, è come se io voglio vincere la finale di 100 metri all'Olimpiadi. Però una assurdità di questo del Napoli di ora, per esempio, un'assurdità che è che De Laurentiis si sta prendendo dei giocatori a Gattuso, sapendo che Gattuso il prossimo anno non c'è, perché Gattuso ha fatto un contratto di 18 mesi. No, Gattuso ha un contratto di 6 mesi che sarà rinnovato se va in Champions. Ora, se Gattuso va in Champions, ci può andare anche il Milan, sperando che, perché hanno gli stessi punti. No, il Milan ha uno più. La vedo un po' difficile questa la vedo molto dura. Questa cosa. Vittorio Betti, se tu fossi invece Pradé, chi prenderesti ora in difesa a centrocampo? Ma ragazzi, un giocatore a centrocampo urge, ci vuole un playmaker. Ce ne sono diversi, ma il grande quesito è la classifica della Fiorentina. Perché io ne ho citato uno prima. Io, per esempio, questo Lobotka era un giocatore che si può prendere perché arriva dal campionato francese, quindi non è assolutamente uno inavvicinabile. L'ha preso il Napoli, perché il Napoli è in Champions, il Napoli è in Europa, il Napoli ha una credibilità con i procuratori diversa che con la Fiorentina, perché questo va a Napoli e sa di prendere come minimo 700-800 mila euro in più rispetto alla Fiorentina, perché è una cosa normale. Centrocampisti, non lo so io vi lascio a voi. Pollina, centrocampo e difesa. L'ho già detto dal illo tempore, così si dice, prenderei un difensore che ne ha bisogno, un centrocampista, un attaccante, indico da tempo. Già finita la Sampdoria. Tonelli è finita la Sampdoria, che invece l'avevi preso perché è un ottimo giocatore. Avevi preso Llorente dalla Napoli perché non gioca, perché Llorente l'aveva preso Ancelotti. Ha giocato 3 minuti. Soprattutto perché hanno preso Lozano. Esatto. Llorente che è un ottimo giocatore, anche se ha dell'età, ma è fisicamente forte, per il gioco che fa la Fiorentina in contropiede con una torre in mezzo. E a centrocampo prenderei un centrocampista di esperienza che potrebbe chiederlo anche alla Juve. Tra l'altro gli è riuscita anche... E Mrecian da 40 milioni se lo prende. Mrecian ha visioni diverse, Angelo. Dalla Juventus. Viene a Firenze, gioca tutto il campionato, la Juve non gioca. Ma lui ha delle offerte anche da club che fanno le coppe e compagnia bella. Il problema è sempre questo, il dramma è questo. Allora prende Gagliardini dall'Inter, che l'Inter lo guarda al Potrebbe via. Essere. Gagliardini potrebbe è un buon centrocampista. Cioè io indico, poi quando si dice soldi, perché l'amico ha detto i soldi, ci sono. Allora, delle due l'una,
Intanto questo direttore sportivo ha fatto buttare via 15 milioni di giocatori che non so se né carne né pesce. Pedro, l'avesse fatto uscirà, Corvino, l'avesse fatto Corvino Pedro l'avrebbe, era morto. Perché con 15 milioni si andava a prendere veramente Mandzukic. No, non dovevamo pagargli 6 milioni di contratto, ma con 15 milioni la Juve glielo dava. Hanno preso Pedro e l'hanno buttato via nel secchio. Poi dice che aveva 40 milioni e non l'ha speso perché non gli servivano. Invece, visto che se Angelo, servivano... centrocampista. Aspetta, finisco. Dimmelo, perché non mi dimentico. Poi, oggi leggo su la TV 152, Commisso apre la cessione di Chiesa, no? Mm-hmm. Allora io mi chiedo, perché quando io in questa trasmissione ho detto qualche settimana fa a Commisso, mandi via tutti i parrucconi di Firenze, io penso lui sappia chi sono i parrucconi, perché quando un presidente compra una società, chi è che me la vende? Non è che un mese prima fa un contratto a uno come Montella che aveva un contenzioso fra Della Valle e Montella, per pagarsi il contenzioso, sapendo che stava, sì, no, stava trattando con Commisso, dice, ti fa un bel contratto, così guarda, tu, io non ti do nulla per il contenzioso, se la arrangia lui, se la compro io gli dico, caro Della Valle, questo qui te lo prendi e te lo metti lì a fare le scarpe, perché me lo scelgo da me, l'allenatore. Se l'è tenuto lì, ma così come si è tenuto... Chiesa che dicevano non vendere Chiesa, l'anno scorso Chiesa aveva mercato perché l'avevano pompato i giornali come fanno spesso. Però ha fatto anche una discreta sì, stagione. Sì, però con 5 gol non è che si può dare 70 milioni, ma diciamo 45 l'avrebbe presi, 40 forse c'era chi gliela dava, 45 più 45 non l'ha spesi e 15 l'ha buttata via su 100 milioni. Se li dai a me 100 milioni che con Giorgio prima o poi dobbiamo fare questo esperimento di prendere una squadra, con 100 milioni ti faccio una squadra, ti porto nei primi 4. Vado a scegliere, vado a sentire chi mi consiglia di scegliere i giocatori veri, non che si compra, vado in Brasile e dico prendo Pedro, no, non prendo così, e sì, butto via 15 sì, milioni. Sì. Allora, a Federico Chiesa dobbiamo aggiungere anche un altro giocatore che aveva mercato in questa Fiorentina, deludente dell'anno scorso, era Milenkovic. Se sommiamo le valutazioni di Milenkovic con Chiesa, fa il mercato. Certo. E la Fiorentina ha perso delle grandi occasioni. Perché questo agosto, nel mercato di agosto, si parlava di alcuni elementi che potevano arrivare a Firenze. In realtà poi sono arrivati Pulgar, Lirola, Boateng, Dalbert. Che però è arrivato Cáceres. Accidenti, del 21. Cáceres è l'unico vero giocatore che hanno comprato. C'era un giocatore che la Fiorentina poteva prendere, perché io lo so per certo, stavolta mi scopro un po', ed è Tonali. Tonali, con il discorso che dici... che il Commisso dice non guardo a spese. Tonali, che lo chiamano il futuro Pirlo, perché ha anche la struttura fisica, le movenze del Pirlo, quando diventerà l'anno scorso Pirlo, l'avresti preso, hai ragione Vittorio, quest'anno non agosto, più. Ad agosto lo prendevi. L'anno scorso l'avresti preso il ragazzo, ora non ci vada più andare, perché quel ragazzo certo, punta ad andare all'Inter, al Milan. E prendesti Badel. Il problema nasce da lì perché... quando non riesci a prendere questi giocatori è un problema serio. Tonali, quando mi ha chiesto il telespettatore chi poteva far comodo alla Fiorentina, abbandonando il 3-5-2, perché Tonali non può fare il 3-5-2, tanto per essere chiari, ma deve stare davanti alla difesa alla Pirlo, era un centrocampista che poteva fare la differenza nella Fiorentina. Capite? Vi ricordo che poi oltre a centrocampisti e nuove scoperte c'è anche Castrovilli. Vero Pollina? C'era? Castrovilli. Sì, certo, Castrovilli è un ottimo giocatore, deve ancora crescere molto, primo anno in Serie A, non facciamo l'errore di dire, però è un ottimo giocatore. Ma meno male che certo, è rimasto, se gli, era in Serie B. Certo, se gli affianchi a Castrovilli un buon centrocampista, ecco perché la Fiorentina rispetto ad altre squadre, che sono la ritengo almeno meglio di 5-6 squadre. Castrovilli a luglio aveva già le valigie per l'Entella Chiavari. È cronaca questa, non è fantasia. Va bene, e qui allora diamo merito all'allenatore. Meno male, sì, questo bisogna riconoscere a Montella che nel ritiro disse teniamolo, perché questo aveva un po' imparato. Pino Calò, delle domande per Pino Calò, soprattutto sul Milan. Da 1 a 10, quanto sei soddisfatto dell'arrivo di Ibrahimovic, che già prima è un po' risposto, e soprattutto Ibra sta al Milan come riverista alla Fiorentina? Come? Come riverista alla Fiorentina. Questa è un'ottima domanda, bravo. Assolutamente, il Milan aveva bisogno di un leader in campo. E così come Ribéry ha dimostrato di esserlo nella Fiorentina. Quindi mancando, ci sta, mancando, come paragone, assolutamente. È un paragone, un hanno parallelo. Hanno due, chiaramente, ruoli diversi, ma all'interno dello spogliatoio penso che addirittura Ibra è ancora più carismatico rispetto a Ribéry. Anche Ribéry ha tentato di fare la formazione, certe volte non ci è riuscito. Assolutamente sì,
Ibra, ripeto, è fondamentale secondo me, a parte nel gioco, ma per quello che lui rappresenta. Fino il problema è che Ribéry fino spogliatoio. Alla fine di marzo non giocherà e quindi non lo devi mettere e in anche cantiere. Sì, però nello spogliatoio potrebbe fare... Chi? Sono dei punti di riferimento per gli altri. Questo è un discorso completamente diverso. Qui ci vuole uno, come dice Angelo, che negli spogliatoi comandi. E Ribéry, con tutto il rispetto, non può andare negli spogliatoi con le stampelle a fare il capo carismatico. Sta girando sui social, l'ho vista ora, l'avevo già vista, una fotografia di Ibra, di Ibra che è guardato da Leao. Da Leao come se ne fosse innamorato, nel senso che è veramente preso, no, da se questo... Se lo dici a Ibrahimovic e Tirandella, ecco. Però... No, nel senso che se viene trovata, la vedete... Vista la qualità tecnica di Leao, è ovvio che magari gli chiede pure l'autografo. Mentre Sabrina e Renato, no? Visto che noi facciamo tanti pronostici, secondo voi quanti punti farà la Fiorentina nelle prossime 4 giornate di campionato? Che ci chiedono da casa. Firmano per 4 punti anche nelle prossime 4 partite, ovvero anche 4 pareggi. Spal, Napoli, Genoa, Juventus. E vi ricordo Napoli e Juventus fuori in casa, trasferta. Mentre Spal e Genoa in casa. Devono fare 4 punti, casa. Li fanno, 3 li fanno qua, sì. Poi a Genova pareggiano. Qua. Genova è qua, in casa. Genova qui, Però sì. Genova è piuttosto. Per cui dai 4 ai 6 punti secondo me li possono fare. Li devono fare. Poi li devono fare. Devono un altro paio di maniche. Ragazzi diventerebbe un problema serio. Vuoi sapere quanti punti? Sì. Secondo me 6 punti. Le due casalinghe. Perché se non fanno, se fanno solo 4 punti come scrivono qui i nostri ascoltatori. Sperano 4 punti. Io sarei molto preoccupato. Certo. Anche perché... Il Genova, 4 fanno 22, vorrei ricordare, il pareggio col Genova, poi per Genova valgono 6 punti, perché Genova ha già battuto la Fiorentina, lo scontro diretto là, qui è uno scontro diretto, la devi battere, e siccome giochi in casa, domani con la Spal, certo se non vinci con la Spal, ragazzi parliamo, stiamo a zero, devi vincere con la Spal, devi vincere con il Genova, poi te la vai a giocare e non hai nulla da perdere sia a Napoli che a Torino, ci vai con una mentalità diversa, se fai 6 punti hai anche un carisma diverso, certo se giochi con Legia Varsavia, come ha fatto la seconda partita di campionato, allora puoi anche pareggiare, se c'è la Juve la vedo un po' dura. Ma a proposito Angelo, a proposito di punti, questo è l'anno della Lazio? Sì, sicuramente, allora ci sono delle annate che la Lazio la voglio vedere solo nel lungo andare, anche se è andata fuori dalla Europa League e questa l'ha avvantaggiato, ora andrà fuori dalla Coppa Italia perché si fa buttare fuori, perché secondo me punta tutto al campionato, è una sua annata. Ci sono annate che nel calcio ti va tutto bene. Ha un po' la rosa corta, questo sì, perché i cambi quelli sono. Non è che alla fine, poi a lungo andare, le squadre si vedono a marzo, noi a marzo vediamo, o si allungano da febbraio a marzo, vedi la spaccatura del campionato. A 20 minuti dalla fine a Milano è entrato l'amico di Angelo Pollina nell'Inter, che è Borja Valero. Pareggiano. È uscito, non c'è problema. Potete è metterlo entrato a Borja Valero. Minimo l'Atalanta alla pareggia. Tra l'altro io la davo volevo dare ora fa una lettura sul discorso della Fiorentina. Ora noi qui siamo proiettati domani Fiorentina con la Spalle, ma a Napoli stanno già pensando alla Fiorentina. E voglio dire che in questo momento il Napoli non è che sta passando, cioè forse una partita che prima poteva essere proibitiva diventa più facile, potrebbe essere su un risultato positivo, chiaramente domani, perché veramente ha perso una palla Borja Valero. Il Napoli nelle ultime 4 partite ne ha perso, ragazzi, con Gattuso. Aia, meno male. Senti, uscita di Godin, non sento nulla, c'è la pubblicità, tutti zitti, dobbiamo rimetterci in pari. Grazie a Massimo Brigato. Uno, due, quando tre, i sintomi influenzali ti mettono KO, puoi provare Vivin Duo, rapido contro febbre, congestione e dolori influenzali. Puoi iniziare ad agire dopo 15 minuti. E puoi passare rapidamente da KO a OK. Vivin Duo, quando il gioco si fa duo. Dopo l'influenza non riesco a ripartire. Io sì. Sustenium Plus, l'integratore energizzante con l'aggiunta di creatina. Sustenium Plus, la spinta che ti serve. È Menarini.
Il Bar Valentina, un colpo di fulmine. Te ne innamori subito appena ci entri. Colazioni da sogno, la cioccolata e i cioccolatini. Tante idee regalo, il pane fresco. Una meraviglia. E poi, il Bar Valentina offre un grande servizio. Il pagamento delle tue bollette e il disbrigo di tante altre pratiche burocratiche che ti fanno perdere tempo. Bar Valentina a Prato, in via Roma, aperto dalle 4:45 del mattino. Famoso non per caso. Seguici su Facebook. Dal 1966 Tipografia Mecocci, stampa tipografica, litografica offset e digitale. Dalla progettazione grafica al lavoro finito e confezionato, tutto all'interno della nostra azienda, con serietà e professionalità. Deplian, cataloghi, calendari, libri, manifesti, volantini e tutti i lavori commerciali di stampa. Vieni a trovarci in Piazza del Popolo a San Piero a Ponti, oppure contattaci allo 055 8999226. Tipografia Mecocci, da 50 anni la vostra tipografia di fiducia e dei tifosi viola. SINLAB è una realtà sanitaria leader a livello locale, nazionale ed internazionale. Ti aspettiamo nei nostri 70 centri. Vuoi che la tua auto parta al primo colpo? Autofficina Mauro. Dopo una trentennale esperienza Renault e Dacia, abbiamo rinnovato le attrezzature per poterti dare assistenza su ogni marchio. Chiamaci e mettici alla prova. Autofficina Mauro. Zona Firenze Sud. Efficienza e sicurezza. Per te e per gli altri. Il Bar Valentina, un colpo di fulmine. Te ne innamori subito appena ci entri. Colazioni da sogno, la cioccolata e i cioccolatini. Tante idee regalo, il pane fresco. Una meraviglia. E poi, il Bar Valentina ti offre un grande servizio. Il pagamento delle tue bollette e il disbrigo di tante altre pratiche burocratiche che ti fanno perdere tempo. Bar Valentina a Prato, in via Roma, aperto dalle 4:45 del mattino. Famoso non per caso. Seguici su Facebook. Ha pareggiato l'Atalanta con Gosens, quindi Inter 1, Atalanta 1. Su una palla persa di Bosan. No, qui in questo caso no. L'aveva persa nel prima. Gol no, l'aveva persa prima, ma in questo caso ha dormito Godin. Ma io che ti ho detto, entra Bosan Valero. Non è un titolare, sì, perché ma Godin, scusa. Io ti avevo detto, Giorgio, entra Bosan Valero, lì te la pareggia. Se gli va bene, perché Godin sta e Bastoni insieme non la vedo dura. Scusa, Vittorio, ma adesso l'Inter gioca in 10 perché c'è Bosan Valero. Sono tutte scelte del suo uomo. Non c'è altro. Ah, non c'è altro, capito. Allora, quando Conte non c'ha altro, poveri. Quegli altri che non c'hanno altro è colpa loro. Ma scusa, è un Giorgio, concetto scusa, Giorgio. Che non riesco l'Inter, a l'Inter che ha tenuto testa comunque, per 75 minuti all'Atalanta ha fatto una grande cosa, perché con la squadra che ha, tenere testa all'Atalanta oggi, Conte fa una grande cosa. Oh, non è mica in testa la classifica. Diciamo che tatticamente ha giocato col ferro davanti alla porta. Giorgio, diciamo che questo secondo tempo è stato molto deludente in generale dell'Inter, perché non ha più giocato. Anche l'Atalanta. Sì, anche l'Atalanta non ha fatto un granché. Non ha mai tirato un porto. Sono calati molto entrambi. È stato un episodio, perché qui c'è stata una sprizzata per chi. Sì, è stato un episodio. Anche il primo è un liscio. È arrivato sto Gosens che ha anticipato Candreva. Tutti e due hanno approfittato dell'errore altrui. No, qui però è stato Gosens, ha anticipato il difensore. No, era Candreva. Vabbè, il giocatore dell'Inter lo ha anticipato, quindi. Il fatto sta che sarà meno complicato domani sera. 13 Vittorio. Minuti più recupero. Ma a sarà meno complicato per la Juve domani sera. Scusa, andare a vincere a Roma e andare. Mi puoi fare vedere la classifica adesso? Perché la Lazio, se va a un punto dall'Inter, si guarda, può. La Lazio è a 4 punti. È a 4 punti dall'Inter. Con una partita in meno. Una partita in meno è un punto. Partita in meno. A un punto. Sì. La Lazio. È vero, c'è una partita in meno. Signore, la Lazio c'è una partita in meno. Deve recuperare col Verona a febbraio. La Lazio è a un punto dall'Inter. E i stessi punti della Juve. La Lazio c'è cioè una partita, perché la Lazio ha giocato in Supercoppa, mentre la Juve ha giocato con la Sampdoria. Ah, è vero. La Lazio ha una partita col Verona. In meno, insieme al Verona. Così insieme come al Verona, Verona. E quindi la Lazio, potenzialmente la Lazio a oggi sarebbe a 45 punti. Bravo, è a un punto da... Penso che la domanda che ha fatto il telespettatore prima e che io gli ho risposto è pertinente. Quest'anno l'anno della Lazio. Allora... E dico, se vince domani la Roma, anche l'anno della Roma. Vedrete che i romani si giocano questo scudetto. Beh, la Roma... La Roma a 35 te la raccomando. Auguri. 35, auguri. Va a 38, sì. Va a 38, si porta a... Va? Quando va a 38? Domani sera. Con la Juventus. Sì. Ho capito.
Bene. Con Ronaldo, Dybala, Higuain e compagnia. Ma Ronaldo è in crisi, perché se segna meno di 4 gol è in crisi. Cioè, per vincere deve segnare 4 gol, che se no in crisi. Bene, quindi domani sera la Roma vince con la Juventus e vincerà lo scudetto. Questa è la tua. No, questa è la teoria, è la teoria, no, di no, scusa, abbi pazienza, perché dici che io ho detto se la gioca con la Lazio. No. Ah. Vince per fare un favore alla Lazio, così può andare all'aggancio. Va bene. Poi c'è il derby, fra due domeniche c'è il derby. Poi la Lazio, che è amica dell'Inter, no, fermerà la Juve e poi perde. Ma poi, siccome c'è il derby, come siamo bravi a fare il derby, lo vincerà la Roma, ecco perché se la giocano fra loro due. Ho capito, ma stiamo a vedere. Bene. Vedremo. Alla fine di questo girone di ritorno, la Lazio avrà 10 punti di vantaggio sulla Roma, per la gioia del popolo giallorosso, capito? Posso fare una domanda io? Allora, abbiamo detto fin dall'inizio la sfida Fiorentina-Spal, no? Allora, e tutti si diceva chi è più in crisi, eccetera, eccetera. Oi, oi. Voi potete paragonare la sfida di domani Fiorentina-Spal con la partita Inter-Atalanta? No. Come? Non è paragonabile, perché, non ci è sono, paragonabile, perché ci sono in ballo aspetti completamente diversi. Di solito e le categorie. Nel calcio la paura di scivolare è più forte della voglia di arrampicarsi. Per cui in Fiorentina-Atalanta ci sono sicuramente, a prescindere dai protagonisti, a prescindere dagli allenatori, c'è sicuramente più paura, più intensità, più convinzione che sia l'ultima spiaggia. Inter-Atalanta no, perché dice va malino oggi, sono sempre lassù, posso farne un'altra e posso, questa è la, dipende, secondo me è la e differenza. Poi scusate, abbiate pazienza, ci sono delle categorie, ci sono delle partite di Serie A 1 e delle partite di Serie A 2. No, no, io parlavo a livello di intensità, che l'Inter comunque ha ragione Giorgio Micheletti, cioè questa è una partita in cui esami di riparazione non per frega niente a nessuno, a seconda di chi vinca. Comunque vada, non, sono, ecco. Non serve, cioè, il risultato di stasera è ininfluente psicologicamente parlando sia per l'una che per l'altra. Beh, insomma, per perché l'Inter un pochino di no, più. No, ma tanto l'Inter è condannata e lo sa ed è consapevole di inseguire la Juve, quindi non ha, anche perdesse stasera e la Juve andasse a più 3, rientra nella normalità della cosa dell'Inter. È tutto anormale Fiorentina-Spal. Più per la Fiorentina che per la Spal, visto anche il momento di stagione. Però è sicuramente più importante Fiorentina-Spal che non Inter-Atalanta, ecco. Per l'economia del momento di campionato delle quattro società. Modulo e formazione per Fiorentina-Spal, vogliono sapere. Ma credo che non ci si vada tanto lontani, ripensando alla Fiorentina di Bologna, quindi con lo stesso modulo, quindi con gli stessi giocatori, credo anche perché non penso che ci siano alternative a Chiesa, Vlahovic davanti, non credo che o ci sia. Almeno fin dall'inizio. Dall'inizio, diciamo. Sì, parlo dall'inizio, poi gara in corso, credo che entrerà sempre Boateng, credo che poi sarà la volta di Cutrone. Mi auguro che John Le Carré e Pino Calò abbia fatto bene il suo romanzo di domani e abbia visto l'ingresso di Cutrone sul pareggio e poi una bella doppietta, ecco, così. Tra l'altro una notizia, il numero della maglia di Cutrone è il 63, è stato ufficializzato adesso. Che mi pare fosse lo stesso che aveva Milano. Che numero prende? 63. No? 63. Il numero che aveva Milano. Che aveva Milano, giusto. Per cui lui rimane lì e tra l'altro devo correggere una cosa che avevamo detto erroneamente forse ieri sera. Cutrone è un ragazzo giovane, perché Cutrone comunque è tanto che gioca, ma c'ha 21 anni, è più giovane di Chiesa. 22, ha fatto sì, è più giovane di un anno. È più giovane di Chiesa di un anno. È un 99. Rientra comunque nella strategia della Fiorentina di pensare a giocatori buoni, ma anche loro per dovrebbero il aver preso d'estate. Questo, cioè, è un altro paio di maniche. Ecco, la domanda è, vabbè, è d'estate ripuntato su Pedro. La domanda è perché l'abbia venduto il Milan. Vabbè, 18 milioni Cutrone, 15 Pedro. Ma perché l'ha venduto il Milan? Ma il Milan l'ha venduto perché molto probabilmente hanno scommesso su Pionte. Lui voleva giocare, evidentemente lui voleva giocare. Era anche l'unico Milan che aveva puntava mercato, su Pionte, che avevano preso Leao che dovevano valorizzare e quindi, però lui a quello che so non voleva andare via, quindi è per stato esempio, un po' un... Mi è venuto in mente una cosa, Giulio. Guardando c'è la punizione partita dell'Atalanta. Sì, sì. Buona per il 2-1. Tranquillo, tranquillo. No, non succede niente.
l'Atalanta, tanto è un discorso ormai navigato, trito, ritrito, ha preso dei giocatori nel passato pagandoli un niente di pane, perché sfido chiunque, lo dico sempre, Kulusevski 100.000 euro. Uno di questi è Malinowski, questo ragazzo è un giocatore molto interessante, Gasperini sta cominciando a fargli aumentare il minutaggio in campo, ma sfido chiunque, quando fu acquistato Gossens, Atebol, Froelen, Atebol, Deron, cioè questi giocatori qui sono giocatori che bisogna conoscerli, Angelo, andando in giro per l'Europa. Ma anche gli italiani, ragazzi, Mancini, Conti, come Caldara, Mancini, Conti, Gagliardini. Ho capito, Spinazzola, cioè l'Atalanta, scusate. Ora non ha nemmeno un italiano. Sì, ho capito, ma la settimana passata con Giorgio abbiamo fatto un conto, l'Atalanta Gollini e basta l'unico italiano. Negli ultimi 4 anni ha venduto per 450 sì, milioni, certo. Ma si è rifatto uno stadio, una società sana. Ma è contento il presidente di Gasperini. Ma certo, perché quelli sono allenatori come Paolo Sosa, ti fanno diventare ricco. Paolo Sosa ha fatto diventare ricco della Valle, ti ha fatto, Bernardeschi lo voleva andare a Cosenza e le ha fatto 20-45 milioni, Alonso 40 milioni a Chelsea, quell'altro che ora gioca alla Roma l'ha comprato a 7, l'ha venduto a 35, Chiesa valeva a 0, l'ha balanciato, cioè quell'allenatore lì ti fanno diventare ricco, non solo ti fanno divertire, ti fanno diventare allora ricco. Poi l'Atalanta, a differenza di questo, non solo c'è una società e che c'ha un ex calciatore che fa l'imprenditore, sottolineo, fa l'imprenditore nella vita, ecco. Fa l'imprenditore, che fa l'imprenditore, come si gestisce una società, in questo ha fatto lo stadio, ha creato uno, quello che è una vera, ha un forse il miglior direttore sportivo oggi che c'è in Serie A, perché Sartori penso che sia oggi uno dei migliori. Ma non c'è dubbio. E allora si costruisce così le società, dubbio. Ma se le società le riprendi e pensi di fare il calcio come circo è bello, io sono appassionato di circo, anche quest'anno sono stato al circo, perché per me il circo da bambino è una cosa bellissima. C'era Gattuso, Non mi diverte. Hai visto? Però mi diverte tantissimo il circo. Se il calcio pensano sì, è circo, va bene, ma il calcio è una cosa seria, è un gioco stupido per persone intelligenti, ricordate. Io vorrei entrare nei panni De Laurentiis, perché adesso cosa sta pensando del cambio Ancelotti? 2-1 no. Attraverso pieno dell'Atalanta. Te mi dirai, Ancelotti si era già accasato a Liverpool. C'è un piccolo retroscena da raccontare. Sì, vabbè. Però voglio dire, essersi privato di uno come Ancelotti, incrocio dei pali pieno, Perrino Gattuso, era fuori gioco, è tanta roba. Greta, volevi dire? Sì, volevano chiedere da casa perché Stefano Betti tifa per la Lazio. Vittorio Betti. Vittorio, scusami. Chi è? Vittorio, scusami, perché tifi per la Lazio? Ma per un piccolo aneddoto, una curiosità che gioventù, ci stanno chiedendo. Piccolo aneddoto di gioventù. Io al mare ho avuto occasione di avere accanto la Lazio, campione d'Italia, di Giorgione Chinaglia e compagnia, Pulici, Pacco, Martini, Wilson, Oddi, Nanni, Gallascheglie, Ricconi, Frustalupi, Manservisi, poi c'era Vincenzino D'Amico e Giorgione Chinaglia, e da lì, sai, i bambini si... Certo. Ma io sono un tifoso, diciamo, non sono un talebano, come invece purtroppo spesso molti lo sono, perché a essere talebani nel calcio ci si ottiene per la vista e il cervello. Uno di questi è Angelo Pollina. Eri lì tranquillo stavi a sentire Perché uno che ha il coraggio di contestare in quanti 8 anni? Sì. 9 anni in cui hai vinto tutto, sì. Prima Allegri e ora Sarri, mi scappa. Calcio di rigore. Rigore per l'Atalanta. Calcio di rigore per che l'Atalanta. Che ti avevo detto? Rigore per l'Atalanta, un intervento capatosta di Bastoni. Allora, siccome lui scherza di talebano, io contesto perché non sono un tifoso talebano, mi dice lui. Bravo. Perché a me mi piace contestare, perché uno non è che dice tutto va bene. Quando una cosa non va bene la contesto. Adesso ho detto, e con Boggia Valerio questa partita sarebbe cambiata, perché io sono uno dei pochi, mi piace o meno, che il calcio lo seguo, c'è mi piace, braccio, ma ne capisco, Boggia Valerio non può giocare in Serie A, non può giocare, ha perso la palla, Boggia Valerio al limite dell'area là. Ho capito, ma la prima volta, poi basta. Ma ora, su questo, su quel calcio di rigore, te la faccio vedere, è partito, aveva la palla, non lo dico io. No, allora ragazzi, guardatela. Angelo, c'era un fallo di bastoni. Qui c'è un fallo clamoroso. No, ha perso. Di un giocatore giovane, inesperto come Bastoni, scusa, perché Giorgio. Il tuo amico Conte non può giocare questa partita
in cui l'Atalanta sa solo fare gol con bastoni e Godin. Giorgio, non lo può fare. A parte che ancora il rigore c'è da tirarlo, però ti posso dire, io ti sto dicendo, l'azione parte su una palla persa di Boccia. No, lo sbaglia perché ancora lo segna, tira Muriel. No, non lo danno. Come non lo danno? Sbaglia. Ancora non c'è. Rigore sbagliato. Rigore sbagliato. Perché lo tira calcio d'angolo per l'Atalanta, te lo dico subito, detto? Ha parato Andanovic. Calcio d'angolo. Ve l'ho già detto, perché non lo dava a tirare il rigore a uno in quella maniera. Perché lì è Muriel ha tirato il rigore. È rigorista. È lui. E attenzione, perché poi c'è sempre il mancato gol sbagliato, gol subito. Gol sbagliato, gol subito, attenti, non è detto. Allora mancano esattamente un minuto e mezzo più recupero a Milano. Sette minuti di recupero. Vediamo finire a pareggio, dai. Mercato della Fiorentina, questi nomi, Duncan Bonifazi e Meite, possono essere fattibili? Posso rispondere? Duncan Meite, stiamo parlando, risponde Giorgio. Ma possono essere fattibili al 100% per la Viola o no? Fattibili probabilmente sì, credo che siano totalmente inutili. Credo che siano totalmente inutili, perché Duncan è un portatore di legne e alla Fiorentina c'è invece bisogno di chi accende la luce. Di un playmaker. Quindi Duncan materialmente non capisce. Duncan vale Pulgar, vale Benassi, vale Badeli nei suoi cenci, non ti dà niente di più. Bonifazi con i tre difensori che adesso ha dietro la Fiorentina non... Beh, può giocare al posto di Cáceres, con tutto il rispetto. Ma io onestamente, sinceramente, fossi l'allenatore della Fiorentina, Cáceres è l'unico che non faccio mai star seduto. Perché è l'unico che... Beh, è l'unico giocatore di livello. Comunque è l'unico giocatore di gara, è un giocatore di esperienza, è un giocatore che randella, è un giocatore che mi dà cose. Per cui Meite, onestamente e sinceramente, visto anche la partita che ha fatto di Coppa Italia con il Rosso, che si è meritato. Ecco, c'era questa voce di Meite, Giorgio, perché c'era una possibilità di fare uno scambio con Badel. Perché allora lo faccio, perché colto da un improvviso sola per sola ne piglio una giovane che corre. Da un'improvvisa crisi mistica, Walter Mazzarri avrebbe chiesto Badel, non so per cosa farsene, ma comunque potrebbe essere uno scambio più fattibile. Di Bonifazi io me ne sono occupato al telegiornale in questa settimana, dovrebbe essere quasi conclusa l'operazione. Di recupero di Bonifazi, capito? Gran parata di Andanovic, rigore sbagliato, rigore completamente sbagliato. Non si tira a mezza altezza con Andanovic. Non lo tiri nel raso terra, lo tira a quell'altezza lì, lo prende sempre. Dai, gran parata di Andanovic. Sì, Andanovic l'ha parato, ma non è un gran parata, perché il rigore, se tira nel raso terra, si tirano alti. Se li tira a quell'altezza, ma poi era anche poco veloce. Non era neanche angolato parecchio. Bravo, a dirla tutta. No, finisce 1-1 sta partita. Finita 1-1. Finisce ma così. Io sono abbastanza contento se finisce 1-1, perché insomma, tu guadagni due punti su tutte e due. Ce l'ha fatta vedere. Comincia a essere interessante ora, se come ci dice il mago Casanova qui accanto a me, che domani la Juventus perde a Roma, secondo me mi tocca fare il tifo per la Roma. Se la Juve non fa, Ronaldo non fa 4 gol, perde. All'anno. E gli hai messo un peso da nulla sulle spalle. Comunque stasera, scusatemi, ma Conte non mi è piaciuto un granché. Perché l'Inter è andata in vantaggio. Ma è uguale, siamo all'89esimo. L'Inter è andata in vantaggio, caro Angelo, al quarto. Dopo 4 minuti. Sì. Non ha fatto più niente. Per un liscio. Non si è visto più niente. La partita l'ha fatta l'Atalanta. Ha pareggiato per un errore l'Atalanta. Perché non è che mi è piaciuto molto come gestione del match. Comunque. Altri commenti, giocatori buoni non vengono se non sei in Europa, non ci sono soldi che tengono. Ma in Europa non ci vai se non hai giocatori buoni. Commisso non convince con i soldi, se avesse convinto ora prendeva Politano, Zaza, Suso, Çalhanoğlu o Fofana, hai voglia. Mi rileggi per cortesia i nomi? Partiamo dal presupposto che deve prendere giocatori buoni, giusto? Sì. Politano. Allora, ci sono? Politano. Non è buono. Zaza. Non è buono. Suso. Men che meno. Çalhanoğlu. Mamma mia. O Fofana. Ma chi è? Ma questo dovrebbe essere un mercato a migliorare la qualità della rosa della Fiorentina. Ma ragazzi, ma via, non scherziamo. Ora non esagerare, Giorgio. E l'unico intenditore di calcio è Antognoni. Il mercato va fatto fare a lui. Basta affiancargli uno che discute i contratti e si rinasce. Ma ora, questo sicuramente è da dimostrare. La sapienza di Carlo Antognoni c'è, però... Dubbio.
Perché Angelo non esagerare? Che cosa? Direi che c'ha la Noglu, Politano. No, aspetta, questi che, allora, intanto per costruire le squadre devi partire da giocatori medio-alti e questi li porti fai il salto di statura, fisico, ma anche di qualità. Questi sono giocatori che a Firenze un pochino di salto di qualità la potresti portare nei primi 5 o 6. L'Atalanta non è che ha costruito la squadra e andava subito in Champions. Arrivata nona, decima, piano, cioè le squadre le costruisci col tempo, devi prendere comunque, come dice questo telespettatore, giocatori di qualità. Questi sono giocatori comunque di media alta qualità che potrebbero fare salto. Fofana, Çalhanoğlu può giocare a Firenze, certo. Politano, sì. Zaza. Allora ragazzi, allora Zaza non vede la porta da benissimo, non so Zaza non vede la porta, hai ragione, dopo che ha fatto la gallina con la nazionale che ci ha fatto andare fuori mondiale, però Zaza rispetto a questi è uno che in area di rigore si dà da fare, uno che combatte, uno che ti può Politano alzare. Non può venire perché se viene Politano non gioca Chiesa, non gioca chi ti pare, ma Chiesa lo devono dare via, centravanti Chiesa sta diventando un peso per la Fiorentina, vuoi capire o no? Sì, certo, è un peso per la Fiorentina, ma tu ce l'hai? Cioè, Tu vorresti Politano al posto di Federico Chiesa? Ora, io che sono capito, molto critico nei confronti di Chiesa, mi sembra ma prendi dei giocatori, è finita intanto a Milano 1-1. Bene, dicevi anche. No, prendi dei giocatori che ti alzano un po' la qualità, dopo che ti hai alzato un po' la qualità, costruisci una grande, squadra, non è che la compri, o hai 300-400 milioni di euro che compri grandi giocatori, e poi comunque non è facile nemmeno il primo anno, non è che si mettono i giocatori insieme come le figurine, i giocatori vanno costruiti. Questo non c'è dubbio, allora, ma talvolta compri 5 giocatori, 3 vanno bene e 2 no, perché non si trovano bene, anche se sono grandi giocatori, li ricambi, le squadre ci vuole degli anni per costruire, vedi l'Atalanta. Però la Fiorentina da qualche parte deve partire, se non continua a non comprare giocatori, è inutile, qua ci prendiamo in giro, e allora i tifosi hanno ragione, se ci sono i soldi, fai la società seria, Angelo, metti i soldi. Il sorriso di Muriel che dice che occasione ho fallito. Secondo me pensa che casino che ho combinato. Quello magari succede dopo gli sfogliatori. Finisce 1-1, sì. Insomma, l'Inter va avanti di un punto e domani sera una sarà frenatina e domani sera sarà dietro di 2. No. Domani sera, se gli va bene, la Juve pareggia, se Ronaldo fa che 4 cose. No? Roma-Juventus come finisce domani sera, Sabi? Boh, non lo so. No, secondo me vince la Juventus. Renato? Se l'ultima partita fatta è quella giusta, vera, che si comincia a vedere da quella base lì in poi, la Juve non ha problemi a Roma. Ma se quella base lì è autentica, ancora non lo so. Ci vorrebbero altre 2-3 partite di continuità. E a quel punto lì è finito il campionato. Quindi domani giochi un X2? Sì, X2. Pino? Sì, io la Roma la do. 2X per... o X2? No, X2 assolutamente. Vito? Roma-Juve. Vinci. Ma che X2? Sì, X2. Ha fatto cadere anche il microfono. 2 fisso. Angelo, non te lo chiedo. 1x2. Sì, qua è facile, 1x2 è facile. Io ti dico, la Juve può rischiare domani a Roma. Oh, allora. No, secondo me no. Il campionato italiano possono rischiare tutte le squadre. Tutti. Di fuori di. Però alla Roma sicuramente quello che c'è è che l'ultima partita col Torino l'ha persa male. Sbagliare due partite in casa non è il massimo. Sì. Però come finisce Roma-Juve, Greta? 1-2 per la Juventus. Vince la Juve? Sì. Bravissimo. Doppietta di Ronaldo, ovviamente, sì. Ormai. Certo. Ma in crisi se fa Rocco. Chi se frega? Tanto porta a casa 3 punti, poi vediamo. Se fa 2 gol solo è in crisi. Sì, vabbè, sarà anche in crisi, fa 2 gol soli. Tanto però... Un'ultima domanda, risposta velocissima. Meglio Semplici o Iachini per la sfida di domani? Iachini. Iachini. Beh, già detto che è meglio Semplici o Iachini? È la tua domanda sull'esperienza, cioè sul tipo di partita Iachini. Sul tipo di partita specifica di domani. Angelo, in termini assoluti chi preferisci tra i due allenatori? Nessuno dei due. Nessuno dei due. Vittorio, in termini assoluti? Nessuno dei due. Bene, abbiamo stabilito che domani sarà un pareggio. Arrivati a questo anche punto, di un pareggio o una vittoria strappata con i denti della Fiorentina, che sono quelle, Angelo Polli ne insegna, più belle, più goduriose, al 90esimo, più di con la mano, un gol che l'arbitro non vede. Giorgio, una cosa sarà migliore. Bella e carina, nel senso che Iachini è un ex giocatore della Fiorentina, Leonardo è il 14esimo allenatore della storia della Fiorentina.
a allenarla dopo averci giocato. Leonardo Semplici vive a 2 chilometri dal casello di Firenze, in Pruneta dell'Autostrada del Sole, quindi e sogna un domani c'è di allenarla, una sorta di piccolo derby anche tu. Restiamo con questa inquadratura perché ringraziamo Angelo Pollina. Ciao Angelo, ci rivediamo domani sera. Buonasera, domani sera. Vittorio Betti. Fra poco a Giallo Toscano. Grazie, ci vediamo non sabato vi do prossimo. Ci vediamo sabato prossimo. Grazie da questa parte di studio a Pino Calò. Ciao Pino, quando ci vediamo? Sabato o domenica? Il Milan gioca alle 12.30 di domenica. Domenica pomeriggio, perfetto. Grazie a Renato Menci, grazie, grazie a Sabrina Bigliotti. Siamo arrivati. Ronda Ghibellina, 25-26, Castiglion-Fiorentino. Anche se non correte, andate a respirare un certo tipo di aria. Grazie a Greta grazie Beccaglia, a che è stata in postazione news. Grazie mille, Giorgio. Ci domani, vediamo Gabriele. Domani alle 14.30. Ah, domani pomeriggio? Sì. Ah, grande... Grande full immersion di Greta Beccaglia, grazie a Massimo Brigato e a Bob che ci hanno sopportato e supportato. Sigla!